Buongiorno a tutti, mi sentite? Non disturbo? Voi potete proseguire? Bene, noi facciamo in contemporanea. Nicoletta Clauser, Servizio Europa, benvenuti a tutti. Porto il saluto anche della dottoressa Ferrario, che non ha ancora il dono dell'ubiquità e oggi, questa mattina era ai Prase, quindi si scusa, ma noi lavoriamo sempre in pandan, non è un problema. La giornata di oggi, che vedo, ringrazio vivamente anche i nostri ospiti, non si sente. Provo così, vero? Così si sente bene, non sono un buongiorno. L'abbiamo voluta con forza e quindi li ringrazio vivamente, ma proprio perché vorremmo cogliere l'attimo. Questo è il suggerimento che insieme alla dottoressa Ferrario stiamo portando avanti, ossia con la vostra partecipazione, perché comunque i protagonisti, soprattutto di Erasmus Plus e comunque del cosiddetto piano lingue, saranno sicuramente le scuole e con gli attori principali delle scuole, che sono sicuramente i nostri ragazzi, ma voi docenti che ci aiuterete, noi vorremmo cogliere le opportunità, che sono parecchie, come avrete modo di vedere, ma soprattutto anche tessere questo filo rosso con loro in modo tale da poter avere quella comunicazione e quegli incontri informali che ci possano far sì che i nostri progetti effettivamente possano avere delle chance di poter procedere ed essere approvati. Non mi dilungo, vi dico solo che tutti i materiali sono già sul vostro portale della scuola, così come li trovate su .europa, che probabilmente siete affezionati. I colleghi, sia la dottoressa Anna, io li chiamo per nome, Pietro e Sara, dopo avremo Raffaella che vi illustrerà le proposte di iTwing. Abbiamo chiesto loro di essere in un certo senso semplici, sintetici in una materia che è molto complessa, quindi questo ve lo anticipo subito. Abbiamo chiesto anche che ci dicano sinceramente se non sanno delle cose, va benissimo, ci dicano che non le sanno, perché effettivamente è in divenire. È stata appena approvata la guida, ma noi abbiamo voluto con forza questo momento adesso, perché le prime proposte, come vedrete, le scadenze sono imminenti, 17 marzo, 30 aprile, quindi noi non possiamo perdere tempo. Quindi alcune informazioni che poi completeremo eventualmente con i contatti che loro ci lasceranno e che sicuramente sono disponibili a fornirci ulteriormente. Pensiamo di organizzarla in questo modo: lasciamo le tre presentazioni delle tre agenzie che si intersecano tra di loro tutte insieme, pausa, breve riflessione, spazio alle domande, con poi Raffaella su iTwing e chiudere la giornata. Questo è un po' il programma. Subito dopo, quando ritornerete praticamente nei vostri palazzi, tutte le proposte che volete approfondire, così Servizio Europa o tramite il Dipartimento Conoscenza, noi siamo a disposizione, cercheremo di organizzarci dandovi dei nominativi corretti dove potete rivolgervi, però venite, perché siete voi quelli che avete praticamente la sostanza. Noi ci metteremo la forma e andiamo avanti con la presentazione dei progetti. Grazie ancora e buona giornata. Buongiorno a tutti, io sono Anna Butteroni dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus ISFOL. Fino al 31 dicembre eravamo l'Agenzia Nazionale LLP per il programma settoriale Leonardo da Vinci, quindi forse questo già vi può aiutare a capire e a orientarvi all'interno del nuovo programma. Come ha detto già Nicoletta, noi sono qui insieme ai colleghi Pietro Michelacci di Indire e Sara Pietrangeli dell'Agenzia Nazionale Giovani. Siamo le tre agenzie che si occuperanno di questo nuovo programma, che prende, diciamo, il via dai programmi precedenti e che cerca appunto di, in una forma, in una veste nuova e semplificata, di continuare sulla linea dei vecchi programmi.
con obiettivi e priorità sempre più impellenti e sempre più forti per quanto riguarda soprattutto il contesto in cui nasce. È un, diciamo che il programma Erasmus Plus risponde a quelle che sono le priorità che gli Stati membri si sono dati e che sono state anche tra l'altro rese note, esplicitate nel documento della strategia Europa 2020. Come vedete sono delle priorità importanti, ovvero promuovere l'eccellenza nell'istruzione e formazione professionale, migliorare le performance di studenti a rischio di abbandono scolastico con basse qualifiche di base, rafforzare le competenze trasversali per l'occupabilità, ridurre il numero di adulti con basse qualifiche, sfruttare appieno le ICT, ampliare l'accesso e uso di risorse educative aperte in tutto il percorso dell'istruzione, rafforzare il profilo professionale di tutti i ruoli di insegnamento. Già se ci soffermassimo solo su questa slide avremmo da parlare per ore e ore. È logico che questo sarà uno strumento, uno dei tanti strumenti che potrà in un certo qual modo aiutare a rispondere a queste priorità. Come? Attraverso delle partnership tra pubblico e privato, attraverso la sinergia profonda tra le scuole, il mondo universitario, le imprese, ma soprattutto, e lo vedrete poi anche in seguito, puntare una particolare attenzione sulle esperienze professionali anche per le persone che si trovano ancora in un percorso di studio o di formazione professionale. La mobilità, quella che è la mobilità transnazionale, che è stata anche nei vecchi programmi, la mobilità transnazionale, quindi le esperienze di tirocinio transnazionali, professionalizzanti, ma anche le esperienze di volontariato europeo, di studio come l'Erasmus, saranno fondamentali per creare quella sinergia e quel contatto tra il mondo dell'istruzione e la formazione e il mondo del lavoro. E questa è una priorità che è un obiettivo importantissimo che il nuovo programma si propone. Questa è la struttura da dove nasce, dai programmi esistenti, Lifelong Learning Program, con i programmi settoriali Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig, il programma trasversale, l'azione trasversale e il programma Jean Monnet. Poi i programmi internazionali per l'istruzione superiore, Erasmus Mundus, Tempus, Alpha, EduLink, i programmi bilaterali e Gioventù in Azione. Tutti questi programmi esistenti trovano una nuova vita e una nuova forma in Erasmus Plus, che è un unico programma integrato per istruzione, formazione, gioventù e sport. Quindi la prima parola che lo contraddistingue senza dubbio è quella che ci siamo detti adesso, integrato, quindi la riunione in un solo programma di varie forme di finanziamento comunitarie. La rilevanza, maggiore collegamento tra politiche e programma, anche a impatto a livello di sistema. L'efficienza e l'efficacia, perché si presuppone che abbia una struttura più semplificata, si presuppone ma lo sarà anche da un punto di vista di gestione amministrativa e finanziaria. Un'internazionalizzazione molto più ampia, perché apre le porte a programmi come Erasmus Mundus e quindi si avrà una visione, diciamo, che va al di là degli Stati membri dell'Unione Europea. È una struttura per azioni, vedrete infatti che ci saranno tre azioni chiave e con varie attività da realizzare all'interno delle azioni. E come vi ho detto prima, una particolare attenzione sarà data alla mobilità,
anche nelle altre azioni, non solo in quella destinata, dedicata solo alla mobilità, ma vedremo che anche in altre azioni ci sarà spazio per la mobilità. Vado veloce sugli obiettivi generali e specifici per entrare un po' sul vivo, perché altrimenti tanto tutte queste informazioni le trovate sul vostro portale della scuola, quindi salto alcune slide, uno per non annoiarvi, due per non sottrarre tempo anche ai colleghi. Gli obiettivi specifici del programma e quelli che ci siamo detti in maniera forse un pochino più dettagliata. Su due aspetti vorrei che vi focalizzasse. Uno è quello della diversità linguistica e della consapevolezza interculturale dell'Unione Europea. È importante perché il programma Erasmus Plus, per chi ha avuto anche modo di leggere la guida, è un programma che tocca vari temi e da vari punti di vista. Uno di questi è senza dubbio il multilinguismo, quindi la particolare attenzione all'apprendimento delle lingue, ma non solo quindi della famosa lingua veicolare, la lingua inglese, ma anche delle lingue minoritarie, un'attenzione particolare a far apprendere ai ragazzi anche molto giovani almeno due lingue oltre la lingua madre. Quindi diciamo è un input molto importante che ci viene dall'Unione Europea, ma che ritroviamo anche all'interno di questo programma. E un altro punto su cui soffermarsi è l'obiettivo di realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente. Integrare riforme politiche nazionali e strumenti di trasparenza e riconoscimento. Questo è importantissimo. Ormai il concetto che si apprende tutto lungo l'arco della propria vita è passato bene o male in questi anni. Adesso la sfida è riconoscere e mettere in trasparenza quelle competenze che vengono acquisite durante lungo l'arco della vita in un contesti che non sono solo quelli della scuola, quindi in contesti formali, ma che sono anche contesti non formali ed informali, come può essere un tirocinio, come può essere un'esperienza anche di volontariato europeo. Quindi anche questo è uno delle eredità che il programma prende dai vecchi programmi e che porta avanti con maggior forza ed intenzione. Il valore aggiunto europeo è logico, è un programma transnazionale e quindi significa lavorare insieme, ma lavorare insieme non dal punto di vista solo locale dei propri contesti, ma lavorare insieme ad altre istituzioni, organismi europei, e a crescere quindi la qualità dell'insegnamento negli istituti di istruzione sia dell'Unione Europea che altrove e soprattutto promuovere la partecipazione dei giovani alla società e la costruzione di una dimensione europea degli sport di base. Questo è un elemento importantissimo che, come vedremo dopo, darà vita a forse alla più grande novità del programma, che è il programma dedicato allo sport. Ovviamente qui ci sono tutti i paesi eleggibili, che sono i paesi membri dell'Unione Europea, i paesi partecipanti al programma, ma anche i paesi partecipanti al programma non Unione Europea. Ovviamente l'apertura a paesi terzi è prevista solo per alcune attività ed è soggetto ad accordi tra istituzioni. Come vi ho detto in apertura, i marchi. Il marchio ormai è uno solo, c'è un solo brand che è quello di Erasmus Plus. È logico che
anche per le prime volte, per aiutarvi a orientarvi all'interno del nuovo programma, si utilizzeranno anche nelle attività come queste di informazione e disseminazione un po' i vecchi brand, anche per utilizzare un linguaggio, diciamo, comune. E quindi sicuramente raccoglie l'eredità di Comenius e quindi di tutta la parte dell'istruzione scolastica, raccoglie l'eredità di Erasmus ed Erasmus Mundus e quindi di tutta quella parte che è l'istruzione superiore, raccoglie l'eredità di Leonardo e quindi dell'istruzione e della formazione professionale, di Grundtvig e dell'apprendimento degli adulti, Gioventù in azione, che è l'apprendimento appunto non formale e informale del settore gioventù, e quello delle attività sportive. E quindi avremo, già possiamo dire che abbiamo delineato quelli che sono gli ambiti di intervento del programma. C'è la scuola, c'è la formazione, l'apprendimento degli adulti e l'istruzione superiore. Quindi un grande programma con degli ambiti di intervento precisi che si declina in tre azioni chiave. La prima azione è l'azione chiave 1, che riguarda la mobilità individuale di apprendimento, e qui è la mobilità degli individui nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù, diplomi congiunti di master, la mobilità di studenti con diplomi di master attraverso la garanzia per i prestiti. Abbiamo poi l'azione chiave 2, che è la cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche. Cosa si fa? Si possono realizzare partenariati strategici, alleanze per le conoscenze, alleanze per le abilità settoriali, piattaforme tecnologiche tipo quella che magari già molti docenti possono conoscere, Twinning, la capacità istituzionale nel campo dell'alta formazione della gioventù. Un'azione chiave 3, che è quella dedicata al sostegno alle riforme delle politiche. E quindi qui entriamo in quelle azioni che sono a supporto dell'agenda politica dell'Unione Europea, con particolare attenzione anche agli strumenti riconoscimento e validazione delle competenze acquisite. Entrando un po' nel dettaglio, che cosa prevede l'azione chiave 1? L'azione chiave 1 prevede la mobilità individuale di apprendimento, e quindi mobilità del personale, docenti, staff, formatori, sia di istruzione superiore che di scuola, che della VET e dell'educazione degli adulti, nonché operatori giovanili. La mobilità degli studenti, e quindi degli studenti di istruzione superiore e di formazione professionale, nonché degli apprendisti, dei tirocinanti e degli assistenti nell'ambito universitario. La mobilità a livello di master e la mobilità dei giovani, quindi operatori giovanili, animatori, scambi di giovani nel volontariato. Qual è l'obiettivo? Per chi ha avuto modo di cimentarsi nella mobilità transnazionale con i vecchi programmi sa benissimo a cosa serve la mobilità transnazionale. La mobilità transnazionale serve ed è servita ad acquisire competenze tecnico-professionali, è servita e serve ad acquisire competenze linguistiche, ma c'è poi tutta una parte, un aspetto di competenze trasversali che fanno parte della crescita dell'individuo che si acquisiscono soltanto quando ci si mette all'opera, e quindi quando si sta da soli in un contesto diverso da quello di provenienza o per studio o per lavoro o per attività che riguardano, non so, il volontariato europeo. Quindi al centro della mobilità transnazionale c'è l'individuo e le sue competenze, quindi è un'azione che mira non soltanto ad migliorare e ad ampliare le proprie competenze, ma anche a rafforzare i sistemi di istruzione e formazione e i contesti nella quale la persona è inserita.
L'azione chiave 2 è un'azione che invece è volta a lavorare insieme, perché è la cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche. Parliamo di partenariati strategici, di alleanze della conoscenza e alleanze delle abilità settoriali, della piattaforma informatica e del rafforzamento delle capacità. E riguarda le istituzioni, le organizzazioni, la formazione, la gioventù, imprese, parti sociali che possono collaborare, creare delle reti per scambiarsi buone pratiche, metodologie nuove e nonché rafforzare anche quelle che sono le piattaforme informatiche. Questo è l'obiettivo dell'azione, mira a sostenere effetti positivi e di lunga durata sugli organismi partecipanti, sui sistemi e sugli individui direttamente coinvolti e tende a sviluppare, trasferire e implementare pratiche innovative a livello delle organizzazioni locale, regionale, nazionale ed europeo. Ovviamente l'obiettivo del lavorare in rete, di creare networking e di network e di modernizzare e rinforzare, è quello di modernizzare e rinforzare i sistemi di istruzione e formazione. Proprio per rispondere a quelle che sono le sfide attuali, l'occupabilità, la crescita economica, la partecipazione anche alla vita democratica dell'Unione Europea. Quindi è questo un po' l'obiettivo del lavorare e creare delle reti. L'azione chiave 3 invece è l'azione rivolta al sostegno all'agenda dell'Unione Europea in tema di istruzione, formazione e gioventù mediante strumenti di trasparenza e agende politiche specifiche. Delle tre azioni chiave, le agenzie nazionali gestiranno la parte appunto dell'azione chiave 1, quindi la mobilità, e una parte dell'azione chiave 2, i partenariati strategici, saranno appunto gestiti a livello di agenzia nazionale. Il resto viene gestito in Commissione Europea dall'agenzia esecutiva. Indire nella fattispecie gestirà anche eTwinning, che è già la piattaforma informatica per i docenti, gli scambi, di cui poi il collega vi saprà dare ulteriori dettagli. E insieme a queste azioni chiave 3, il programma Erasmus Plus prevede ancora Jean Monnet, che è il supporto appunto per l'insegnamento e la ricerca sull'integrazione europea attraverso le attività di Jean Monnet, di cui l'attività principale è senza dubbio le cattedre, che continua ad essere una componente chiave del programma. E lo sport, questa è appunto la novità che vi dicevo, Erasmus Plus sosterrà anche la dimensione europea dello sport, con focus in particolare sulle attività sportive di base, una particolare attenzione e sensibilità a contrastare quelle che sono le minacce che possono provenire dallo sport stesso, e quindi doping, competizioni truccate, violenza, razzismo, intolleranza, ma soprattutto l'attenzione sarà volta a considerare lo sport come strumento di inclusione sociale. E oltre che miglioramento, uno strumento per migliorare la salute dei cittadini. Questa è un po' la proposta di budget per questi anni. Vedete che dei 14 miliardi la buona più della metà, il 77%, va all'istruzione e alla formazione. 10% alla gioventù e poi tutto il resto viene diviso tra Jean Monnet e sport. E come vi ho detto prima, vedete che l'azione chiave 1, quella blu, è
e quella quindi dedicata alla mobilità avrà un peso rilevante all'interno del programma. Queste sono un po' le scadenze che poi tra l'altro nel corso della mattinata penso che vi ripeteremo svariate volte. La Key Action One della mobilità per l'apprendimento individuale è il 17 marzo, partenariati strategici è il 30 aprile. Nella call nell'invito a presentare proposte della Commissione Europea comunque trovate, sono due pagine con tutte le scadenze in dettaglio. Senza dubbio vi suggeriamo calorosamente di leggere la guida. Sappiamo che è un'impresa un po' ardua perché ci siamo anche noi cimentati in questa lettura, sono tante pagine in inglese, per ora non è prevista la traduzione in italiano, probabilmente uscirà a giugno. Quindi vi chiediamo appunto di fare questo sforzo e ovviamente l'obiettivo di questa mattina è farvi uscire di qui con le idee chiare, sarebbe veramente un obiettivo massimo, diciamo con sapere che cos'è il programma e soprattutto con un'idea di capire come orientarsi all'interno del programma. Il suggerimento proprio che vi diamo è quello di tenere ben presente gli ambiti, cioè entrare nel programma, capire in che ambito voglio inserirmi, quindi se è quello dell'istruzione, se è quello della VET, e quindi a quel punto cercare all'interno della guida anche tutti i suggerimenti per presentare la proposta. Quindi tenere ben presente gli ambiti e l'azione chiave poi di riferimento. Adesso lascio la parola al collega Pietro Michelacci per un focus su Erasmus Plus, però sulla scuola. Poi dopo faremo l'affondo per quanto riguarda invece la formazione professionale. Che slide è? 42. Sì. Dalla... Sì, buongiorno a tutti, sono Pietro Michelacci dell'agenzia Erasmus Plus / Indire con sede a Firenze. L'agenzia di Firenze si occupa soprattutto dell'istruzione scolastica e anche il settore che nel programma precedente si chiamava Grundvig, vale a dire educazione per gli adulti. Invece il settore Erasmus viene gestito dall'agenzia Indire con sede a Roma. Io appunto parlerò e farò un focus sui programmi relativi all'istruzione scolastica. In breve parole vi volevo far vedere che le attività si concentreranno sulle priorità comuni relative alle strategie Europa 2020. Come avete visto precedentemente, una delle priorità è quella di ridurre l'abbandono scolastico. Tra i giovani che hanno 15 e 24 anni, ridurlo dalla media europea del 14% e portarlo al 10% nel 2020. In Italia, per darvi un dato aggiuntivo, il tasso di abbandono scolastico è all'incirca del 20%, quindi per il nostro paese raggiungere la soglia del 10% è un obiettivo abbastanza ambizioso. Migliorare il raggiungimento di competenze di base significa far sì che le persone tra i 18 e i 34 anni, quasi il 40% di queste persone, riescano a raggiungere un'istruzione di un'istruzione terziaria, vale a dire un diploma di una scuola del secondo grado superiore. In Italia anche questo dato è abbastanza basso, si parla di una percentuale del 20%, quindi un'altra volta per il nostro paese l'obiettivo posto dalla Commissione Europea è abbastanza ambizioso. Inoltre un altro obiettivo è quello di rafforzare la qualità nell'educazione e nella cura della prima infanzia.
sempre la Commissione europea ha stilato come obiettivo numerico il fatto che i laureati, l'82% dei laureati, entro 3 anni dal conseguimento della laurea raggiungono un lavoro, riescano ad avere un primo lavoro. Sempre in questo settore l'Italia è abbastanza indietro e raggiungere questa soglia dell'82% entro il 2020 si parla sempre di obiettivi abbastanza difficili da centrare. L'istruzione scolastica e le attività. Come vedete, precedentemente vi sono state elencate le 3 azioni base e si parla soprattutto delle attività relative alla mobilità per l'apprendimento, quindi azione chiave 1 per tutto il personale della scuola, partenariati strategici. Qui si parla di azione chiave 2 per la cooperazione tra scuole, enti locali, autorità regionali e altri settori che si occupano sempre di istruzione scolastica e i twinning. I twinning volgarmente può essere definito come un Facebook per insegnanti ed è una comunità online che offre la possibilità di creare progetti ad insegnanti, alunni e dirigenti scolastici. Qui non si parla di mobilità fisica ma di mobilità blended, vale a dire una mobilità virtuale. I programmi si svolgono, la progettazione si svolge basicamente in rete. Per le persone che conoscevano già il programma, vediamo cosa cambia tra il programma LLP e il programma Erasmus+. Quindi andiamo un po' nel dettaglio. Formazione in servizio e job shadowing si ritroveranno all'interno dell'attività chiave 1, vale a dire mobilità per l'apprendimento, e anche l'assistentato. Per chi non conosce la formazione in servizio e il job shadowing, cos'è la formazione in servizio? Una volta si chiamava formazione in servizio Comenius, è una possibilità di mobilità che viene data a tutto il corpo della scuola, vale a dire docenti, formatori, valutatori esterni, ma detto volgarmente anche i custodi potrebbero svolgere un'attività di formazione in servizio, dà la possibilità appunto di recarsi in mobilità per un minimo di 2 giorni fino a un massimo di 2 mesi e le attività che si possono svolgere, come vedremo, sono quelle di partecipare a un corso strutturato, a un seminario, a un job shadowing, vale a dire una sorta di lavoro ombra, si assiste a un collega europeo che svolge la stessa tipologia di lavoro e si affianca per 2 mesi per confrontarsi dal punto di vista delle metodologie di istruzione, delle metodologie pedagogiche e quant'altro. E come vedremo rispetto al programma precedente, la formazione in servizio non prevede più 3 scadenze annuali, ma solamente una, che per questo anno sarà il 17 marzo 2014. L'assistentato. Spesso, siccome mi occupo di comunicazione, vado a fare incontri in giro per l'Italia e generalmente quando incontro persone che si vogliono affacciare alla progettazione europea, consiglio come primo step per entrare nella progettazione europea, come azione da poter iniziare, è quella dell'assistentato. L'assistentato dà la possibilità ad una scuola, host school, vale a dire una scuola che ospita un ragazzo, di ospitare appunto un ragazzo neolaureato alle prime armi con l'insegnamento, che lo può affiancare durante le attività di insegnamento. E questo ragazzo che appunto proviene dai paesi che vi sono stati elencati precedentemente ha l'obbligo di dover stare, di svolgere questa attività di assistentato dalle 12 alle 16 ore settimanali per un minimo di 13 settimane fino all'intero anno scolastico. Le attività che possono svolgere non sono quelle del supplente ma appunto di assistente in classe. Può essere una fonte molto importante in quanto può attivare anche attività extracurricolari in un momento in cui la scuola soffre terribilmente di fondi ulteriori, può essere la possibilità, una risorsa per attivare un corso di lingua che magari non si può attivare nel normale orario scolastico. E una novità per chi conosceva già questa tipologia di progettazione europea è che l'assistentato non sarà più gestito dall'Agenzia Nazionale Indire di Firenze, come è avvenuto fino a dicembre 2013, ma sarà gestito adesso dagli uffici delle relazioni internazionali delle varie università di competenza. Cerco di essere abbastanza chiaro. Il fatto che lo inizieranno a gestire gli uffici di relazione internazionale delle università probabilmente all'inizio farà sì che si presenteranno dei problemi,
sia perché ci sarà e c'è già un ritardo di comunicazione da parte di Bruxelles a questi uffici che svolgeranno questo programma, e anche perché, per esempio, oggigiorno spesso ci arrivano email di ragazzi che vogliono appunto partire, vogliono svolgere questa attività all'estero e non sanno a chi rivolgersi, perché appunto ancora dovranno arrivare le direttive da parte di Bruxelles su come organizzare e gestire il lavoro. Inoltre, precedentemente, nel programma che durava fino a dicembre del 2013, potevano partire tutti i ragazzi laureati che avevano, l'unico vincolo era che dovevano avere svolto al massimo 12 mesi di esperienze formali di insegnamento. Adesso c'è un leggero cambiamento, più che leggero, sostanziale cambiamento. Vale a dire, la borsa di assistentato viene equiparata ad una borsa di Erasmus Placement. Vale a dire che si può partire, si può svolgere questa attività solamente se si è neolaureati e si è laureati entro 12 mesi, cioè si può partire entro 12 mesi dal conseguimento della laurea. Poi, se ci sono domande su questo argomento, sono ben contento di rispondervi. La mobilità individuale Comenius, partenariati e Comenius Regio invece li troverete all'interno dell'attività chiave 2, che, come vedevate, riguarda i partenariati strategici e la cooperazione. La mobilità individuale alunni è una sorta di Erasmus per i ragazzi delle scuole superiori, l'unico vincolo è quello di aver compiuto 14 anni al momento della partenza, e i partenariati, come vedremo successivamente, dà la possibilità alla scuola di svolgere delle cooperazioni tra scuole che fanno parte e che aderiscono al programma. La mobilità dello staff. Gli obiettivi, detti in tre parole, sono quelli di sviluppare le competenze del personale, offrire opportunità di lavoro e di sviluppo professionale all'estero, ma per molti voi insegnanti è un'occasione per magari riprendere in mano cose che ultimamente nel corso dello svolgimento del vostro lavoro avete magari un po' accantonato, come per esempio può essere l'utilizzo di una lingua, ma anche può essere un'occasione per trovare nuovi stimoli, un nuovo confronto, aprirsi al dialogo, e a talvolta nelle formazioni in servizio si possono trovare anche docenti con i quali si può costruire un partenariato o una progettazione europea un po' più complessa. Come vi dicevo, le attività principali sono quelle della partecipazione a corsi strutturati, eventi di formazione all'estero, job shadowing, e anche si possono svolgere degli incarichi di insegnamento. La scadenza, come vi dicevo e ve la ridico, è il 17 marzo del 2014, la durata di questa mobilità va da un minimo di 2 giorni fino a un massimo di 2 mesi. E una cosa che tengo a precisare è che una novità molto importante è l'approccio istituzionale, cioè per chi conosceva già la formazione in servizio Comenius, precedentemente si potevano effettuare candidature individuali, adesso nel nuovo programma non sono più possibili candidature individuali, ma le scuole si candidano per il proprio staff, vale a dire le scuole si candidano per un progetto di mobilità della durata di 1-2 anni che include diverse mobilità individuali. I nominativi dei singoli partecipanti e i dettagli del corso non sono richiesti nel modulo di candidatura, quindi fondamentalmente è il dirigente scolastico che prevede un piano per la mobilità per i prossimi anni per i docenti, non indicando i corsi ai quali si partecipa o i nomi dei professori che parteciperanno al corso, ma in qualche modo stila gli obiettivi che si vogliono raggiungere nel corso dei 2 anni nella formazione degli insegnanti. Questo un'altra novità sempre relativa alla formazione in servizio è che, se vi ricordate, per chi è docente, che precedentemente esisteva una banca dati. Questa banca dati vi dava la possibilità di scegliere dei corsi e i corsi si potevano scegliere soltanto attraverso questa banca dati. La banca dati nel nuovo programma è stata abolita, quindi i corsi li potete scegliere liberamente cercando su internet tramite contatti personali, e probabilmente io mi auguro che l'EACEA a breve metterà un'altra banca dati che non sarà vincolante come la precedente, ma bene o male vi possa in qualche modo migliorare l'offerta e capire da dove potete scegliere a quale corso partecipare. I partenariati strategici.
Gli obiettivi sono quelli di sviluppare, trasferire e implementare pratiche innovative, e le attività principali sono la cooperazione transettoriale tra le scuole e le altre organizzazioni, oppure la creazione di consorzi locali tra autorità locali e regionali per migliorare l'offerta formativa per i giovani. Per capire bene di cosa sto parlando, soprattutto a chi è docente e che non conosce questa azione, vi consiglio di vedere il sito est.eu, European Treasure, Shared Treasure. Praticamente all'interno di questo sito troverete tutte le esperienze di partenariati che si sono svolte negli ultimi 7 anni, e da lì potete prendere uno spunto per le attività che potete fare nei prossimi anni. Tutti i partenariati appunto che si terminano, alla fine a livello europeo c'è questa obbligatorietà di doverli caricare, di doverli mettere su questo sito, condividendo le esperienze, il blog, i risultati raggiunti. È una forma di disseminazione obbligatoria appunto. Cosa prevede le altre attività? Scambi di gruppo di alunni per periodo di studi, formazione all'interno di un progetto che mira a rafforzare le competenze linguistiche. Inoltre vi è anche la possibilità di effettuare twinning per scambi, workshop, sviluppo professionale online degli insegnanti, dei formatori, per attività che coinvolgono gli alunni. All'interno dei partenariati vi è la possibilità di effettuare anche mobilità individuali se danno valore aggiunto al progetto. Mi spiego meglio. Precedentemente la mobilità individuale degli alunni era un'azione a sé, vale a dire ci si poteva candidare e presentare domanda in maniera autonoma. Adesso la mobilità individuale alunni rientra all'interno di un progetto di partenariato. La mobilità individuale alunni, come vi dicevo, è una sorta di Erasmus per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado. Si può partire se si è compiuto 14 anni e la scuola ha un partenariato attivo. Prevede e dà la possibilità ai ragazzi di svolgere un periodo di studio all'estero che va da un minimo di 2 mesi all'intero anno scolastico. Generalmente quando mi trovo a parlare in questi eventi, in questi info day, cerco di stimolare i dirigenti scolastici e gli insegnanti, perché talvolta i ragazzi che vanno a studiare per 6 mesi, 3 mesi, 9 mesi all'estero, per motivi abbastanza ovvi, perdono il classico curriculum che svolgono in classe gli altri ragazzi che restano in Italia, e di conseguenza si creano delle frizioni nel consiglio di classe, perché appunto questi ragazzi magari a fine anno hanno delle lacune sulle materie curriculari che vengono affrontate in Italia. E questo è sicuramente un dato oggettivo, però è anche vero che l'esperienza di vita che si può svolgere a 16 anni studiando in un paese all'estero, avendo una maggiore apertura al dialogo, migliorando le competenze linguistiche, magari in qualche modo riescono a coprire questi incentivi, queste lacune a livello curriculare. All'interno della mobilità di lungo termine, della long term mobility, vi è anche la possibilità per gli insegnanti e lo staff di svolgere una mobilità che va dai 2 mesi ai 12 mesi. Come dicevo anche ieri, vi è la possibilità per gli insegnanti appunto di effettuare un periodo di insegnamento all'estero che va e arriva anche all'intero anno scolastico. Generalmente in questi info day la domanda che mi viene chiesta dagli insegnanti è se l'Agenzia Nazionale, indirettamente e direttamente la Commissione Europea, ha previsto dei fondi a copertura per gli insegnanti che si assentano per un periodo abbastanza lungo. La risposta, se esistono questi fondi di copertura per gli insegnanti che si assentano per un periodo abbastanza lungo, è no. Magari una lacuna del programma, però cerco di essere preciso e di informarvi correttamente. Generalmente le persone, gli insegnanti che riescono a svolgere un periodo di mobilità abbastanza lungo all'estero sono bravi nell'organizzarsi. Scusate. Questo vuol dire che all'interno di un partenariato che è composto tra 2 scuole riescono a assentarsi per 6 mesi e magari hanno un partenariato attivo con una scuola in Francia. L'insegnante di matematica italiano va 6 mesi a insegnare matematica nella scuola con cui è attivo questo partenariato in Francia. Nello stesso periodo l'insegnante francese che insegna matematica sostituisce l'insegnante italiano facendo uno scambio nello stesso periodo, uno scambio reciproco. So che è un problema a livello anche di competenze linguistiche è abbastanza difficile, però ci sono best practice
che hanno avuto la fortuna e la possibilità di assentarsi per un periodo così lungo grazie a questo scambio tra insegnanti. All'interno dei partenariati, come vedete, vi è la possibilità anche delle mobilità di breve termine, che va da 5 giorni a 2 mesi. Si parla di eventi di formazione, di attività di progetto congiunte fra gruppi di alunni. Per quanto riguarda invece i partenariati, si sta parlando di 3 organizzazioni di 3 paesi diversi, vale a dire che un partenariato deve essere composto almeno di 3 organizzazioni di 3 paesi diversi. Come vedete, le organizzazioni dei paesi terzi possono partecipare al progetto solamente come partner. Paesi terzi si intende i paesi che non sono parte dell'Unione Europea e dello spazio economico europeo. Come vedete, vi è un'eccezione, vale a dire che possono essere presenti partenariati con 2 organizzazioni di 2 paesi diversi del programma se sono solo partenariati tra scuole. Praticamente si tende a confermare i vecchi partenariati scolastici bilaterali. Inoltre si può essere solamente 2 organizzazioni se queste 2 organizzazioni sono 2 consorzi che promuovono la cooperazione tra autorità scolastiche e sono composte almeno in ogni paese da un'autorità scolastica, una scuola o un'organizzazione cooperante nel settore dell'istruzione, formazione, gioventù o mondo del lavoro. Quindi si tende a riconfermare i vecchi partenariati Comenius Regio. La durata per quanto riguarda i partenariati possono durare da 2 ai 3 anni, quindi anche in questo caso vi è un'ulteriore novità, perché precedentemente i partenariati dovevano durare solamente 2 anni. Nel programma nuovo i partenariati possono avere una durata anche di 3 anni. La scadenza per i partenariati, la prossima scadenza è il 30 aprile 2014. Partenariati strategici. Come vedete, la valutazione della candidatura spetta solamente al coordinatore, al paese coordinatore, all'Agenzia Nazionale del Paese Coordinatore. Questo non vuol dire che i paesi, le altre scuole partner non inviano la candidatura all'Agenzia Nazionale di Riferimento, ma vuol dire che la valutazione qualitativa viene svolta solamente dall'Agenzia Nazionale del Paese Coordinatore. Il finanziamento viene erogato solamente al progetto, all'agenzia o al consorzio coordinatore. Eccezione vale a dire che ciascuna scuola riceve finanziamento dalla propria agenzia nazionale se il partenariato è composto da sole scuole. Quindi se è un partenariato composto da sole scuole, l'agenzia nazionale di competenza sarà responsabile e invierà il finanziamento previsto per i 2 anni o 3 anni di progetto alla scuola che ha partecipato al progetto. Come vedete, i partenariati strategici possono essere appunto di 2 tipi di approccio: l'approccio settoriale, rivolto ad obiettivi politici, sfide e bisogni di settori specifici, oppure l'approccio transettoriale, promozione e cooperazione tra settori diversi. Io volevo appunto ribadire le differenze per chi conosceva il programma LLP e per chi conosce e per chi insomma vuole proseguire nel programma Erasmus Plus. Formazione in servizio: non esistono più candidature individuali, ma vi è un approccio istituzionale. È il dirigente scolastico che presenta le candidature per il corpo docenti, non indicando il nome dell'insegnante né il corso al quale si parteciperà, indicherà soltanto gli obiettivi che vogliono essere raggiunti nel prossimo anno o biennio di formazione per gli insegnanti. Questo non vuol dire che gli insegnanti avranno un ruolo passivo, completamente passivo, vuol dire che magari hanno tutto l'interesse di motivare, di incentivare il dirigente scolastico a far sì che presenti questa candidatura. L'assistentato. Comenius non è più gestito dall'Agenzia Nazionale, ma è gestito dagli uffici di relazioni internazionali delle università di competenza. Per esempio, qua a Trento sarà l'ufficio di relazioni internazionali dell'Università di Trento che si occuperà di questo programma. La mobilità individuale alunni. Spesso mi è chiesto dai genitori, quando vado a questi incontri, a questi infoday, qual è la possibilità per spedire, detto brutalmente, mio figlio all'estero per un periodo di 3-6 mesi. È la mobilità individuale alunni. La mobilità individuale alunni è vincolante ad avere attivo un partenariato strategico composto da sole scuole.
la mobilità individuale alunni dà la possibilità a dei ragazzi, a degli alunni, di svolgere un periodo di studio all'estero per un periodo minimo di 2 mesi e per fino a un periodo massimo di 12 mesi, vale a dire l'intero anno scolastico. Le due scadenze, 17 marzo per la mobilità individuale e 30 aprile per i partenariati strategici. Come vedete, questi sono, la presentazione poi sarà online, potrete accedere ai modelli form versione draft. Allo stato attuale ci sono solamente le versioni draft dei vari modelli di candidatura. Spero e mi auguro che a breve, visto che la scadenza prossima sarà il 17 marzo, a breve ci saranno i modelli sul quale ci si potrà lavorare e inserire la candidatura. Io mi fermo qua, successivamente andremo a vedere anche il focus sui finanziamenti e lascio la parola ad Anna che vi farà il focus sull'istruzione e formazione. Se ci sono domande le facciamo alla fine, le facciamo adesso, come volete voi. Se ci sono domande anche adesso sono... Chiedo solo gentilmente, partenariati locali. Quindi la provincia con le scuole del Trentino possono partecipare a quel progetto? Sì. Ok, ho capito bene, sì. Grazie. Possono costruire un consorzio con una scuola, un'altra organizzazione. Non serve l'esterno, tra virgolette, del nostro territorio? No, potete partecipare all'interno, ovviamente collaborando con un altro consorzio che fa parte dei paesi che sono stati detti precedentemente. Generalmente per cercare paesi partner... i twinning è una buona risorsa, oppure si può utilizzare anche, per esempio, voi che siete appunto della provincia o avete contatti con il comune, con le città con le quali si è gemellati, magari generalmente si può partire anche da questo. Scusi, all'inizio lei aveva dato il nome di un sito che non ho potuto prendere, tipo Erst... Est.eu, European Share Treasure.eu. E all'interno di questo sito potete trovare tutti gli esempi di partenariati conclusi negli ultimi 7 anni, sia partenariati delle scuole, sia partenariati Leonardo, Grundvig, potete prendere spunto per future idee di progettazione europea. Buongiorno, scusi. Da quando i finanziamenti, quando cominciano ad essere erogati? Con la scadenza, suppongo, di marzo. Per quando è che possiamo pensare proprio di avere a disposizione il finanziamento per poter partire? Per esempio, negli anni scorsi, anche noi per quanto riguarda il futuro dobbiamo un attimino capire come funzionerà, in quanto è la prima scadenza del nuovo programma. Le posso rispondere utilizzando l'esperienza che avevamo nel programma precedente. Con la scadenza per esempio del 17 gennaio, c'era una scadenza a metà gennaio per la formazione in servizio, si era in grado di partire a primavera praticamente, quindi 17 marzo mi auguro che si possa essere in grado di partire verso luglio, cioè che a luglio si possa svolgere le prime mobilità, però forse è molto ottimistico dato che si parla di un nuovo programma, quindi... settembre, però insomma nell'arco di qualche mese i finanziamenti mi auguro che possano essere erogati. Altra domanda, la valutazione dei progetti, ci sono già dei criteri, a parte il discorso dei focus iniziali che avete detto, ma c'è una griglia così da avere come riferimento per poter progettare? Come appunto, cioè, per quanto riguarda la valutazione della mobilità individuale è la stessa per quanto riguarda la scuola e il mondo dell'istruzione e formazione professionale. Come vedete, su base 100 punti, 30 punti vengono assegnati alla rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi dell'azione, il 40 punti alla qualità della proposta in termini di progettazione e implementazione e il 30% impatto, disseminazione e sostenibilità della proposta. Io anche in questi incontri tendo sempre a incoraggiare le persone che vogliono fare domanda a cercare di inserire parole che sono presenti nella guida, per esempio valore aggiunto europeo, cittadinanza attiva, attività di disseminazione a fine esperienza. Queste parole generalmente sono un po' parole chiave che tendono a far suonare una campanella d'allarme al valutatore, una campanella d'allarme positiva.
Io avrei due domande. La prima è se un'organizzazione scolastica, una scuola, può partecipare a più di un'azione. Cioè un'azione chiave 1 e anche all'azione chiave 2. Sì. Ok, e poi per quanto riguarda l'azione chiave 2, quindi nel caso di partenariati strategici, può partecipare solamente ad uno, immagino, fare richiesta per un partenariato. Sì. Sì. Ok. Poi per quanto riguarda la mobilità individuale degli alunni all'interno di questi partenariati strategici, è necessario definire subito il numero di studenti che parteciperanno a questo? Questo va visto sui moduli di candidatura, come saranno fatti. Quindi ancora non si sa se bisogna definire... Generalmente si definisce precedentemente il numero delle persone che vorranno svolgere la mobilità, perché fa parte del progetto. Sì, però perché quella di lunga durata, diciamo da 2 mesi all'anno, è magari più difficile da definire rispetto a una mobilità invece di periodo inferiore. Non ho io ben capito qual è la differenza tra queste due mobilità, cioè quella per implementare il progetto breve e quella invece, almeno mi sembra di aver capito, più lunga, che è un po' slegata poi da quello che sarà il tema del progetto, ma che può sì. essere effettuata perché le scuole stanno collaborando. Sì. È così? Sì. È così, cioè nel senso, la mobilità breve, non so se conosce magari come funzionavano i partenariati Comenius, cioè del programma precedente, venivano indicate le mobilità che si volevano svolgere nel biennio del progetto ed erano mobilità che della durata di 5 giorni, cioè erano scambi di classe e nelle quali si andava a visitare la scuola partner, si svolgevano delle attività in collaborazione in visita oppure generalmente si ospitava anche, e la mobilità breve tende ad essere, a ripetere questa forma di mobilità, vale a dire uno scambio tra partner, vengono effettuate delle mostre, magari viene esibito il lavoro che viene svolto nel primo anno o nei primi mesi di progettazione insieme, e questa mobilità breve tende a ripetere la mobilità che era all'interno dei vecchi partenariati come Enios, ed è un tipo di mobilità. All'interno dello stesso partenariato, e si parla di una cosa diversa, vi è la possibilità di progettare una mobilità di lungo periodo che, come ha detto bene lei, è abbastanza slegata dal progetto in sé, però può offrire ai ragazzi la possibilità di svolgere un periodo all'estero che va da un minimo di 2 mesi a un massimo di 12 mesi. Ok, tutto chiaro finora? Speriamo di sì. Allora, io invece continuo nell'ambito e dentro nello specifico dell'ambito VET, quindi dell'ambito dell'istruzione e formazione professionale. Quello che fino a pochi mesi fa era il programma settoriale Leonardo da Vinci. Io non so quanti di voi come scuole avete magari provato a fare una mobilità Leonardo o un TOI o un partenariato multilaterale. E il programma Erasmus Plus nell'ambito della VET recupera alcuni elementi di Leonardo da Vinci. Innanzitutto nell'azione chiave 1, la mobilità individuale di apprendimento, noi possiamo ritrovare la mobilità IVT. Per IVT intendiamo la mobilità delle persone in formazione professionale iniziale. Quindi in questo target sono ricompresi gli studenti delle scuole degli istituti di istruzione e formazione professionale, i ragazzi dei centri di formazione professionale e gli apprendisti delle imprese. Nel
mobilità, sempre nell'azione chiave 1, ritroviamo la mobilità VETPRO, ovvero la mobilità dei professionisti dell'istruzione e della formazione professionale. E in questo era il target dedicato ai docenti, ai tutor, agli orientatori all'interno appunto delle istruzioni scolastiche e non, ai responsabili della formazione in impresa, e quindi diciamo era un target molto vasto che raccoglieva appunto tutti coloro che operavano all'interno del sistema di istruzione e formazione professionale. Apro una parentesi, diversamente da quanto magari può avvenire solamente per l'istruzione, Leonardo da Vinci e quindi l'ambito VET ha una platea molto più ampia, che non è solo quella delle scuole, ma è quella dei centri di formazione professionale, è quella delle imprese, è quella delle parti sociali, quindi diciamo, è sempre stato un programma che ha cercato di unire, proprio perché era formazione professionale, ha cercato di unire il mondo dell'istruzione con il mondo del lavoro, quindi con le camere di commercio, le parti sociali, e questo aspetto viene mantenuto anche all'interno di Erasmus Plus e ambito VET. Non è un caso che infatti la priorità riguardante questo ambito è proprio quella di rafforzare la cooperazione tra il settore dell'istruzione e formazione e il mondo del lavoro. Quindi creare delle reti che siano diciamo, adatte e opportune a fare, diciamo, a rispondere a questa priorità. Sempre nell'azione chiave 1 ritroviamo una parte della mobilità dedicata a PLM, dedicata alle persone disponibili sul mercato del lavoro. Il Leonardo era un target molto vasto e raccoglieva i neolaureati, i neodiplomati, i neoccupati, i disoccupati e anche lavoratori che per un periodo di tempo andavano a svolgere un tirocinio transnazionale in un'impresa. Ora di questo target diciamo, è rimasta soltanto la parte dedicata ai neodiplomati e neoqualificati, quindi potranno partire anche le persone che hanno appena preso il diploma professionale o il diploma o la qualifica professionale o terminato un corso di apprendistato, un periodo di apprendistato, a patto che partano entro un anno dall'ottenimento della qualifica o del diploma. Quindi vedete come questo legame con il mondo dell'istruzione e della formazione viene fortemente ribadito. Nell'azione chiave 2, partenariati strategici, ritroviamo i partenariati multilaterali, i progetti TOI, i progetti DOI e le reti transnazionali. Per chi non ha avuto a che fare con il programma, TOI e DOI riguardano progetti, il primo del trasferimento dell'innovazione, quindi con un prodotto già presente da trasferire in determinati e da riadattare per poter essere funzionali in determinati contesti. E poi con progetti DOI invece intendiamo, era più che altro uno sviluppo dell'innovazione, quindi sviluppare un prodotto riguardante nuove metodologie di apprendimento o quant'altro. Entriamo nel dettaglio dell'azione chiave 1. Innanzitutto cosa c'è da fare e qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di aggiornare le competenze, le conoscenze dei professionisti del settore dell'istruzione e della formazione professionale, ovvero chi opera all'interno. Quindi anche in questo caso docenti, tutor, responsabili della formazione. Cosa c'è da fare? Esperienze di lavoro in azienda, centri di formazione, scuole, questo dipende anche dal progetto che si vuole mettere in piedi.
brevi esperienze di insegnamento o formazione presso organismi partner, quindi può accadere che un docente o più docenti vadano a fare un periodo di insegnamento presso un'altra VET organization, oppure che lo staff anche delle imprese possono andare a fornire formazione in una struttura all'estero. Oppure si può fare attività di job shadowing o observation in istituzioni formative di insegnamento, e questa è anche l'occasione per riflettere e scambiarsi nuove pratiche, nuove metodologie. La durata della mobilità può essere da 2 giorni fino a un massimo di 2 mesi, escluso il viaggio. Ovviamente questa è forse l'attività che ha subito più cambiamenti, perché mentre prima i docenti, i tutor si muovevano con delle mobilità molto brevi che potevano andare da 1 settimana a 6 settimane massimo per scambiarsi metodologie, lavorare su un determinato tema e poi portare nel proprio contesto i risultati ottenuti con la mobilità. Adesso le attività da fare sono più ampie e con diversi diciamo anche obiettivi. La mobilità invece degli studenti e degli apprendisti riguarda invece attività professionalizzanti. Si riagganciano al discorso dell'alternanza scuola-lavoro, quindi si tratta di far realizzare agli studenti dei tirocini professionalizzanti in impresa, in aziende o in istituti di formazione professionale, sempre però mantenendo il collegamento con le imprese, quindi visite aziendali, esperienze di laboratorio. Quindi la caratteristica fondamentale è che si va a fare un'esperienza di lavoro. Chi può partire? Vi ripeto, possono partire i ragazzi, la guida li chiama VET Learners, ovvero tutte quelle persone, quegli studenti che si trovano in formazione professionale, nonché gli apprendisti, oppure le persone che sono appena uscite dalla formazione professionale, quindi neodiplomati, parlando delle scuole, e neoqualificati, parlando dei centri di formazione professionale, e a patto, questo lo ripeto, che partano entro un anno dall'ottenimento della qualifica e del diploma. La durata della mobilità può essere da 2 settimane fino a un massimo di 12 mesi. Novità su questa azione. Allora, l'attenzione alla preparazione pedagogico-culturale e linguistica è stata sempre presente nei progetti Leonardo di mobilità. Tutte le persone che partono devono essere preparate da un punto di vista linguistico, pedagogico, culturale, intendendo per tutta la preparazione pedagogico e culturale la preparazione che si fa prima della partenza per conoscere il paese, gli aspetti del paese a livello anche culturale, nonché per conoscere, rinfrescare quelle che sono le competenze e le conoscenze che si andranno a migliorare o ad acquisire tramite l'esperienza di mobilità e quindi tramite lo scambio, tramite il tirocinio professionalizzante. Nell'Erasmus Plus la Commissione Europea mette a disposizione un supporto linguistico online in 5 lingue, italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. Ci sarà una valutazione del livello di competenze linguistiche ex ante ed ex post, e quindi in entrata per valutare proprio il livello di conoscenza linguistica che il ragazzo ha, e in uscita. Parlo di ragazzi perché in realtà questo supporto linguistico online è dedicato alla mobilità degli studenti e degli apprendisti, per coloro che faranno, diciamo, un tirocinio superiore ai 30 giorni, quindi alle 4 settimane. Per gli altri sarà possibile rendicontare appunto le spese di preparazione che dovranno comunque esserci all'interno della voce di organizzazione.
e supporto. Il, ovviamente chi prevede di fare una preparazione linguistica fuori da queste cinque lingue, ci sarà invece un contributo comunitario per svolgere il corso di lingua. La Commissione Europea ha detto appunto che queste cinque lingue sono soltanto l'inizio, che il supporto linguistico online verrà poi nel futuro ampliato. Altra novità importantissima sono la tipologia di costi, saranno quasi tutti costi unitari. Ciò significa che anche la gestione amministrativa e finanziaria del progetto sarà diciamo abbastanza semplificata da questo punto di vista. Ci sarà un contributo per il viaggio tramite delle fasce chilometriche, un supporto agli individui per coloro che hanno magari già avuto esperienze nella mobilità Leonardo. Il supporto agli individui è proprio la borsa di mobilità, quella che serve per l'alloggio, il vitto, il trasporto, i locali, e che attualmente nel programma LLP è chiamata sussistenza. Un supporto organizzativo e un supporto linguistico nel caso in cui non si possa utilizzare il supporto online. Poi ci sono invece dei costi reali, e sono soltanto pochissimi i casi in cui si può ricorrere ai costi reali, e sono quelli in cui magari è previsto la partecipazione di persone con problemi speciali, anche fisiche, motorie, intellettuali e quant'altro. Vi ricordo che, come vi ho detto all'inizio, il programma è un programma che abbraccia trasversalmente vari temi. Uno di questi è anche l'inclusione sociale. Quindi la raccomandazione è quella di non fermarvi di fronte alla difficoltà di poter far partire ragazzi che magari hanno dei problemi, ma utilizzare questo programma e questo tipo di azioni anche proprio come strumento di inclusione sociale e di sostegno e aiuto in questi casi. Vediamo che anche dal punto di vista finanziario il programma vi supporterà diciamo notevolmente. Costi eccezionali oppure costi direttamente collegabili alla mobilità, come i visti. Sappiamo che nel passato ci sono stati enormi problemi, enormi costi per l'ottenimento anche dei visti per la mobilità in alcuni paesi. Questo un po' ricapitola un pochino la mobilità, su quale attenzione porre l'attenzione da porre in alcuni ambiti è questa: capire effettivamente il contenuto, ovvero cosa voglio andare a fare. Innanzitutto devo capire in che ambito sono. Se decido di stare nell'ambito della VET e voglio fare delle azioni di mobilità, devo innanzitutto capire a chi mi voglio rivolgere, se mi voglio rivolgere allo staff o se mi voglio rivolgere agli studenti. E in base al target ovviamente cambieranno le attività da compiere. La Key Action 2, l'azione chiave 2, è quella invece dedicata ai partenariati strategici. Siamo sempre nell'ambito di VET, quindi è un po' diversa dall'ambito dell'istruzione. Già vi ho detto in precedenza, raccoglie varie forme che finora ci sono state all'interno del programma Leonardo, quindi i progetti di trasferimento, i progetti di sviluppo e i partenariati strategici. Ed è questa la grande novità: da tre tipologie d'azione del passato ne troviamo una sola.
L'obiettivo è promuovere la cooperazione fra organismi e istituzioni che operano nell'ambito dell'istruzione e della formazione o in altri settori rilevanti, finalizzati allo sviluppo e all'implementazione di iniziative congiunte e volte a sostenere l'apprendimento reciproco e lo scambio delle esperienze. Cosa c'è da fare? Sviluppare trasferimento di pratiche innovative, cooperazione con attori diversi e networking, validazioni delle competenze, promozione dell'imprenditorialità e altra grande novità, prevedere anche una mobilità, una o più mobilità all'interno del progetto. Questo è un pochino quello che dovrebbe essere un progetto di partenariato strategico in ambito VET. Innanzitutto vediamo che può essere o su larga scala o su piccola scala. Piccola scala intendiamo i progetti che magari erano nel vecchio programma i partenariati multilaterali. Su larga scala sono invece i progetti che nel passato erano del trasferimento dell'innovazione o dello sviluppo dell'innovazione. Quindi, mentre su larga scala si prevedono tutta una serie di attività che vanno dalla gestione dell'implementazione del progetto, agli incontri di progetto trasnazionali, agli eventi moltiplicatori per trasferire e diffondere il prodotto, su quelle di piccola scala si parla invece più che altro di gestione e implementazione, nonché incontri di progetto trasnazionali. All'interno di questi progetti, laddove è necessario, laddove quindi può essere un valore aggiunto al progetto, si può prevedere la mobilità di lungo termine, quindi da 2 a 12 mesi, o di breve termine, da 5 giorni a 2 mesi. Ma laddove è necessario, non è un obbligo, e laddove questa porti un valore aggiunto al progetto. Le scuole in passato hanno lavorato molto sia con i partenariati multilaterali, sia anche con i TOI, soprattutto nello sviluppo e trasferimento delle metodologie. Hanno lavorato molto nell'ambito anche di griglie di valutazione o questionari anche in ambito di ECVET, soprattutto gli istituti di professionali. Quindi diciamo, questo è un po' forse la grande novità per quanto riguarda l'ambito VET del programma. Esempi di partenariati strategici, appunto quello che vi dicevo, sviluppo di pratiche innovative, intendendo metodi, curricula, programmi di studio, formazione. Voi siete gli esperti e da voi attendiamo infatti idee e risorse. La cooperazione con attori diversi, networking e scambio di esperienze e buone pratiche. Qui mi viene molto da pensare ai vecchi partenariati multilaterali e quindi a dei partenariati adesso strategici su piccola scala. Validazione delle competenze, qui mi viene da pensare invece a vecchi TOI e quindi a dei partenariati strategici su ampia scala. Mobilità, laddove vi ho detto possa essere un valore aggiunto al progetto, non può essere isolata ma deve inserirsi in un progetto ben preciso. Anche qui ci sarà una semplificazione dal punto di vista del finanziamento. Si parlerà di costi anche in questo caso unitari e di costi reali anche qui solo ed esclusivamente in presenza di persone con bisogni speciali o spese extra. Questa slide vi potrà essere d'aiuto una volta tornati a casa o nei vostri palazzi, come è stato detto prima, per capire effettivamente con questo tipo di azioni in questo ambito cosa si potrà andare a fare. L'unica cosa su cui mi soffermo adesso è, vedete, i destinatari sono i destinatari del vecchio Leonardo, la platea è rimasta quella del mondo della scuola, del mondo dell'istruzione, ma il mondo anche del lavoro, quindi delle imprese, le parti sociali, le camere di commercio, le istituzioni, gli enti locali, comune, provincia, regione e quant'altro.
anche in questo caso sul sito della Commissione Europea potete trovare i forms e per ora in bozza, sia della Key Action One, quindi sia della mobilità ambito VET. Dovete, se siete interessati a questa attività e in questo ambito, dovete andare a vedere l'ambito VET e trovare il formulario dedicato a questo ambito, che è quello formulario dell'azione chiave 1, quindi mobilità di apprendimento, VET Learners e Staff. Per l'azione chiave 2 avrete appunto il formulario con tutta la serie di specifiche. Ultima raccomandazione, anche un po' per rispondere alla domanda in precedenza sulla valutazione, vi consiglio di leggere attentamente la guida, perché la guida riporta all'interno di ogni singola attività anche cosa si intende per rilevanza del progetto, la gestione, quindi quegli aspetti che il collega vi ha fatto vedere prima in tre punti, nella guida sono poi declinati in item che vi possono aiutare a capire quelli che dovranno essere poi i criteri di qualità all'interno del progetto. Attenzione, un'ultima raccomandazione, poi lascio la parola alla collega, a tutto l'aspetto dell'impatto e della disseminazione, che è estremamente importante sia se fate un'azione chiave, un progetto nell'azione chiave 2, sia se lo fate in un progetto nell'azione chiave 1. Anche in questo caso la guida alla fine si sofferma molto su questo aspetto, e anche quella vi può essere d'aiuto per trarre delle idee progettuali. Qualunque domanda sono qui a vostra disposizione, oppure potete benissimo contattarmi presso l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus ISFOL. Grazie. No. Esco, tu hai le tue slide. Questo è? Fai tu? Ci sono numero lì sopra. Fate un attimo una pausa mentale mentre cerco una cosa su internet che vorrei mostrarvi. Allora, mi presento, io mi chiamo Sara Pietrangeli, vengo dall'Agenzia Nazionale per i Giovani che ha sede a Roma e mi occupo un'agenzia della comunicazione e dell'informazione sulle attività dell'agenzia. Credo che ormai sia chiaro perché oggi qua ci sono tre diverse agenzie a presentare il programma Erasmus Plus, perché tre sono i settori di intervento: istruzione e formazione e gioventù. L'Agenzia Nazionale per i Giovani gestisce il cosiddetto capitolo Youth del programma Erasmus Plus, che è erede di quello che in passato era Gioventù in Azione. Qualcuno di voi conosce il vecchio programma Gioventù in Azione? Due persone, wow, ok, due su 70-80, tre su 70-80 già mi sembra insomma un buon risultato. Questo vi testimonia però una cosa: noi dalla fine dell'anno precedente e tuttora viaggiamo spesso in tre agenzie parallelamente per fare informazione sul programma Erasmus Plus, però diversi sono i nostri target, perché chiaramente istruzione e formazione parlano al corpo docente delle scuole o agli adulti o a tutti quelli che sono interessati alla VET. L'Agenzia Nazionale per i Giovani e il capitolo Gioventù del programma Erasmus Plus parlano ai giovani. Ora, questo non vuol dire che un giovane non possa anche essere uno studente. Però molto spesso la platea a cui mi rivolgo io è composta da ragazzi che vanno da 15 a 30 anni, anche perché il target del capitolo gioventù è proprio 13-30.
Quindi forse voi non sarete direttamente investiti dei contenuti che io adesso vi racconterò, però potreste essere voi a vostra volta cassa di risonanza per quello che ascoltate oggi, sia in qualità di docenti, sia in qualità di genitori e sia, mi era stato detto, in qualità di operatori sul territorio per quanto riguarda i piani locali giovani. Io spero ci sia qualcuno qui che si occupa anche della materia piano locale giovani. Ma se non c'è, spero che comunque il mio intervento sarà proficuo. Per spezzare un pochino la quantità di informazioni che avete ricevuto, anche piuttosto pesanti, vorrei cominciare presentandovi un brevissimo video che dura 54 secondi sull'Agenzia Nazionale per i Giovani, ma proprio per spezzare, non perché servano i contenuti. Ed ecco perché ero entrata nel canale YouTube dell'Agenzia Nazionale per poter lanciare il video. Spero che ci sia l'audio. Sono passi in grado di cambiare un intero percorso. Sfide che richiedono un coraggio che non pensavi di avere. E amici che ti accompagneranno per tutta la vita. ANG al tuo fianco, nella costruzione di un futuro in Europa. Cosa vuoi fare da giovane? Quello che sarai nel futuro dipende da ciò che scegli di essere adesso. www.agenziagiovani.it. Ok, l'audio praticamente non c'era, mi dispiace, ero d'accordo con la regia che avrebbero alzato il volume, ma... Ah, eccolo! Vabbè, allora... Non fa niente. Comunque, questo piccolo spot è stato realizzato dall'agenzia nel 2012, se non ricordo male, e viene proiettato non spessissimo, ma l'abbiamo utilizzato per esempio in occasioni in cui eravamo presenti di fronte a grandi platee, allo stadio olimpico, eccetera, eccetera, qua in occasioni di attività, soprattutto nel settore dello sport che l'agenzia ha fatto. Oggi vi spiego cosa fa l'agenzia dentro Erasmus Plus e poi se mi resta qualche minuto vi spiego anche che cos'altro fa l'agenzia al di là di Erasmus Plus. Per cui chiaramente mi avvalgo anche io di slide, è inevitabile. Vi risparmio un pochino di introduzione visto che già è stata fatta sul fatto che Erasmus Plus raggruppa i vecchi precedenti programmi che erano 7. Uno di questi era Youth in Action, gestito direttamente dall'Agenzia Nazionale per i Giovani, e adesso il programma si articola nelle 3 azioni chiave: mobilità degli individui, cooperazione per l'innovazione, scambio di buone prassi e politiche per riformare. Tutti noi ribadiamo questi concetti perché tutti noi poi abbiamo, e così anche per Gioventù in Azione, i pezzetti di nostra precedente gestione splittati nelle 3 key action del programma Erasmus Plus. Ecco perché in qualche modo tutti vi facciamo questa slide introduttiva. Non so se questo è stato detto prima, però a fronte di un budget pari a 100 e per la precisione 14 miliardi di euro per i 7 anni del programma, anche abbondanti, la suddivisione del budget è esattamente questa. La torta di Erasmus Plus prevede che per i capitoli di formazione e istruzione venga impegnato l'86% del budget complessivo del programma, il 10% soltanto va al capitolo gioventù, Jean Monnet ottiene l'1,9% e il nuovo capitolo sport l'1,8%. Quindi, come vedete, voi qui siete venuti oggi ad ascoltare principalmente istruzione e formazione, anche perché quelli sono il core business del programma Erasmus Plus, ma non sono l'unica sostanza, visto che poi abbiamo anche gioventù e abbiamo anche sport. Se invece guardiamo la suddivisione del budget del programma per azione, vedete che, e questo si sposa con quanto è stato detto prima dai miei colleghi, il programma Erasmus Plus devolve il 66% dei fondi a favore della Key Action 1, che è quella che si rivolge alla mobilità degli individui. Poi abbiamo il 29% che va alla Key Action 2, quella per la cooperazione, l'innovazione e lo scambio di buone prassi, e il solo 5% dell'intero budget del programma va alla Key Action 3, politiche per riformare. Che cosa vuol dire maggiori opportunità di mobilità per l'apprendimento? L'abbiamo visto fin da subito, Erasmus Plus è il programma per la mobilità finalizzata all'apprendimento. Per quanto riguarda i numeri, vediamo che con l'intero programma, quindi nei 7 anni di programma, l'Unione Europea auspica di far muovere 500.000 giovani volontari o partecipanti a scambi di giovani, 2 milioni di studenti e 800.000 persone tra insegnanti, trainers, youth worker e staff. Tanti numeri?
un numero alto, un numero basso, certo, detto così può anche non dir niente. Una nota è sicuramente certa. Queste persone non sono la totalità delle persone che dovrebbero muoversi in Europa, non ci sono fondi per fare muovere tutti. Non si fanno muovere tutti i giovani, non si fanno muovere tutti i docenti, non si fanno muovere tutti gli studenti e così via. Ma questo è, e dato quel budget, questi dovrebbero essere i numeri che potranno fruire delle opportunità del programma. Perché è importante la mobilità? Indubbiamente perché aiuta a sviluppare nuove competenze. Poi perché promuove la partecipazione dei giovani alla vita democratica del paese, in particolare con determinate azioni del programma Erasmus+. Per quanto riguarda il capitolo gioventù, mobilità significa migliorare la qualità degli operatori che lavorano con i giovani. E in ultimo, ma non in ultimo per importanza, la mobilità dà possibilità anche ai giovani come nuove opportunità. Battiamo molto su questo tasto perché anche nel regolamento stesso che istituisce il programma Erasmus+, la Commissione punta molto l'accento sul fatto che il programma Erasmus+ debba fornire opportunità di mobilità per l'apprendimento anche ai giovani cosiddetti con minori opportunità, non solo e non soltanto i disabili. È chiaro che possono partecipare al programma anche persone con disabilità, ma anche coloro che vengono definiti con fewer opportunities, cioè persone, in particolare giovani per quanto riguarda il capitolo gioventù, che vengono da contesti sociali disagiati, anche da aree geografiche molto lontane dai grandi centri di informazione. Quindi è importante che quando portiamo l'informazione sulle opportunità del programma Erasmus+, si porti questa informazione anche a chi normalmente ha più difficoltà a riceverla, a recepirla. Scusate, c'erano un po' di movimenti di fondo. E veniamo al capitolo gioventù del programma Erasmus+. Da dove nasce? Breve focus, nasce dal vecchio programma Gioventù in Azione, che è sempre stato un programma per i giovani per la fascia di età 13-30 anni. Ora, capite subito che rivolgersi a un target di persone così ampio significa che si va dal ragazzo che sta finendo le scuole medie, l'ultimo anno di scuola media, a quello che probabilmente ha già fatto perfino un master post universitario o se non altro si è laureato. Ma può voler dire anche un'altra cosa, che ci si rivolge ai giovani al di là del loro background sociale e soprattutto al di là del livello scolastico. A Gioventù in Azione hanno sempre potuto partecipare i ragazzi, a prescindere dal fatto che fossero diplomati o meno, che fossero laureati o meno. E questo ha sempre contraddistinto il programma Gioventù in Azione rispetto alle altre opportunità, come erano Erasmus, come erano Leonardo, come Enius e via dicendo, che invece sono sempre state le opzioni per chi avesse già un certo, se non un elevato, livello di scolarizzazione. Con Gioventù in Azione si promuoveva la mobilità di gruppo, ma anche la mobilità individuale, la partecipazione e, lo sottolineo, il protagonismo dei giovani. Ora, io lo dico a chiare lettere, spero che lo capiate, il programma Gioventù in Azione, che oggi diventa il capitolo gioventù del programma Erasmus+, è per i giovani, non è per i docenti che supportino i giovani a fare i progetti, o peggio ancora, scrivano i progetti al posto dei giovani e poi glieli servano su un piatto d'argento. Perché lo scopo invece è far sì che i ragazzi si appassionino alla materia e, pur cercando il tutoraggio di un docente, di un animatore giovanile, di un padre, di una madre, di chiunque sia, di un adulto, ma si mettano in gioco, non si spaventino di fronte al fatto che i soldi sono della comunità europea, allora c'è questo spauracchio, chissà quanto è complicato presentare un progetto, chissà che garanzie finanziarie sono richieste. Lo vedremo che non è così complicato scrivere un progetto, che non sono richieste garanzie finanziarie di nessun genere, eccetera, eccetera. Quindi il processo non è sì complesso da impedire a un ragazzo di partecipare. Di conseguenza, a voi docenti va detto, quello che potrebbe essere il vostro ruolo è quello di scatenare, di accendere la miccia, ma non di sostituirvi ai ragazzi, i quali invece devono essere i diretti interessati e quelli che il progetto lo scrivono, lo fanno, ne fruiscono, ne traggono i benefici. Il programma Gioventù in Azione è stato l'unico programma in ambito comunitario dedicato all'educazione non formale. Quindi, mentre abbiamo sempre avuto Comenius, Erasmus e così via, che attuavano politiche di intervento di natura didattica,
Il programma Erasmus Plus, scusate, il programma Gioventù in Azione, che adesso passa in Erasmus Plus, è stato il programma per l'apprendimento non formale, cioè quello che ha sostenuto i progetti in cui i giovani protagonisti dei loro progetti apprendevano facendo, attuavano il cosiddetto learning by doing, senza un docente che dalla cattedra impartiva lezioni, ma portando avanti i progetti con le metodologie dell'apprendimento non formale. E non a caso dunque il programma Gioventù in Azione è stato quello che attraverso lo Youth Pass ha spinto per il riconoscimento del valore dell'apprendimento non formale. Che cosa accade nel capitolo Gioventù del programma Erasmus Plus? Quello a cui si punta è aumentare il livello delle competenze chiave e delle abilità dei giovani, inclusi quelli con minori opportunità, gli youth workers, e poi anche promuovere la partecipazione attiva, il dialogo interculturale, l'inclusione sociale e la solidarietà tra i giovani. È chiaro, l'abbiamo detto prima, che se però ci si rivolge anche agli youth workers, uno degli obiettivi del capitolo gioventù è anche quello di migliorare la qualità nel settore della gioventù, incoraggiando la cooperazione fra le organizzazioni giovanili ed eventuali altri stakeholders. Però il capitolo gioventù lo ritroviamo anche nella Key Action 3 del programma Erasmus Plus, che è politiche per le riforme. Quindi anche per quanto riguarda il settore gioventù si possono sostenere progetti che siano finalizzati al miglioramento delle politiche di intervento per i giovani, sia in ambito comunitario e sia in ambito nazionale o internazionale. Naturalmente ancora nel capitolo gioventù si punterà al riconoscimento dell'apprendimento non formale ed informale. E infine, ultimo obiettivo, è incoraggiare la dimensione interculturale delle attività giovanili. Una delle novità principali di Gioventù in Azione dentro Erasmus Plus rispetto al passato è che oggi tutti i progetti sono di natura transnazionale, cioè i ragazzi non possono più realizzare progetti soltanto in Italia, ma devono avere almeno un partner all'estero, il che vuol dire confronto, dialogo, apprendimento di una lingua straniera, scontrarsi con visioni del mondo diverse e così via. L'obbligatorietà del partenariato all'estero non deve essere intesa in senso punitivo nei confronti dei ragazzi italiani che spesso sono pigri o che si fanno ostacolare dalla scarsa conoscenza della lingua straniera, ma deve in realtà essere considerato come uno stimolo a uscire dai confini nazionali, anche scontrandosi con i propri limiti nei confronti di chi, pur venendo da situazioni magari anche più disagiate rispetto a noi, guardate i paesi dell'est Europa, i paesi che sono entrati da poco nell'Unione Europea, però hanno dei giovani con un livello di scolarizzazione per quanto riguarda la lingua straniera molto più elevato del nostro. Chi può partecipare? Poco varia rispetto al passato. Giovani tra i 13 e i 30 anni è il target di riferimento per gioventù dentro Erasmus Plus. Poi abbiamo gli youth workers, che sono coloro che lavorano con i giovani, normalmente tradotti come animatori giovanili, per i quali non c'è un limite di età a partecipare nei progetti di Erasmus Plus. E poi abbiamo in ultimo lo staff e i membri di organizzazioni attive nel settore della gioventù. Ogni tanto mi capitano telefonate curiose del tipo: sono un pediatra, posso essere considerato un operatore con i giovani? Addirittura qualcuno mi ha chiesto: sono una mamma, quindi posso essere considerato un operatore con i giovani? È chiaro che una mamma lavora con i giovani e forse anche il pediatra, se segue i ragazzi fino a 14 anni, lavora con i giovani, però il suo intervento è di natura medica, non è un operatore con i giovani. Un padre e una madre indubbiamente hanno un ruolo educativo nei confronti di giovani, ma lo hanno con un rapporto decisamente diverso rispetto a un operatore giovanile che lavora per un'organizzazione che si occupa di giovani. Quindi, anche se non esiste, diciamo così, in Italia una definizione specifica di youth worker, e a dire la verità non esiste nel contesto europeo, l'unico paese che si è dotato di una legislazione specifica solo youth worker è il Lussemburgo, se non ricordo male. In generale diciamo che un po' tutti lo sappiamo che cosa può essere identificato come un operatore con i giovani, e un genitore o un pediatra non sono operatori con i giovani. Che cosa abbiamo di Gioventù in Azione nel programma Erasmus Plus? Queste quattro opportunità che vedete elencate sono le cose che possono fare i ragazzi o chi lavora con i ragazzi nel programma Erasmus Plus. Scambi giovanili, primo. Servizio volontario europeo, formazione e messa in rete per chi lavora con i giovani, per gli youth workers, dialogo strutturato e iniziative giovani transnazionali. Ora, per chi non conosceva il vecchio programma, queste parole sono nuove, decisamente, e forse per chi non lo conosceva è anche meglio, perché si entra direttamente nel programma Erasmus Plus senza avere tare mentali o confronti con il passato.
scendiamo un po' a capire che cosa si intende con queste quattro opportunità che il programma offre per i giovani. Scusate, ma sto andando indietro? Sì, ecco qua. Allora, Key Action 1, non so se siete entrati più o meno nel meccanismo, ci sono tre key action e dentro ogni key action troviamo un pezzo di istruzione, un pezzo di formazione, un pezzo di gioventù. Dentro la key action 1, il cui obiettivo è la mobilità dei giovani, è la mobilità degli individui, troviamo anche la mobilità dei giovani, che si traduce in scambi di giovani e servizio volontario europeo da una parte, e poi mobilità degli youth workers, che diventa formazione e messa in rete di coloro che lavorano con i giovani. Che cos'è uno scambio di giovani? Uno scambio di giovani prevede che due o più gruppi di ragazzi di paesi diversi, quindi di nazionalità diverse, si incontrano in uno dei paesi coinvolti nel progetto per affrontare un tema scelto fin dalla redazione del progetto, con l'obiettivo di scambiarsi idee, confrontarsi, acquisire conoscenza e coscienza delle diverse realtà socioculturali di provenienza. L'obiettivo dello scambio è quello di fare coesistere i ragazzi in un luogo scelto quando il progetto viene redatto, per un periodo che va da un minimo di 5 giorni a un massimo di 21 giorni, 3 settimane, e che veda la partecipazione per un massimo di 60 partecipanti di età compresa tra i 13 e i 30 anni, lavorando come? Attraverso i principi e i metodi dell'apprendimento non formale. Quindi non parliamo di progetti che prevedano la realizzazione di workshop in maniera frontale con un esperto sul tema che è stato scelto all'oggetto del progetto e i ragazzi che ascoltano, al contrario, attraverso tavole rotonde, attraverso la discussione tra pari, attraverso la partecipazione reale di tutti i ragazzi a tutte le fasi di avanzamento del progetto. Chiaramente esiste un group leader, il cosiddetto accompagnatore dei ragazzi, perché parliamo di ragazzi anche di 13 anni, quindi è chiaro che quando ci si sposta per andare in un altro paese e si è peraltro molto giovani, è prevista la partecipazione del cosiddetto group leader, ma il group leader funge da facilitatore, non da guida durante l'intero scambio. I ragazzi dovrebbero essere sempre i soggetti attivi durante tutto lo svolgimento del progetto. Abbiamo poi il servizio volontario europeo, che forse è stato nei 7 anni di Gioventù in Azione un po' il fiore all'occhiello del vecchio programma e probabilmente anche l'opportunità più conosciuta. Il servizio volontario europeo è sempre stata l'opportunità per ragazzi tra 18 e 30 anni di realizzare un'esperienza dal vivo all'estero per un minimo di 2 mesi e un massimo di 12 mesi di impegno in termini di volontariato. Quindi non parliamo di stage, non parliamo di inserimento professionale né di curriculum scolastico, parliamo di esperienza di volontariato presso un'organizzazione di accoglienza straniera che inserisce il giovane volontario in un progetto che un'agenzia nazionale ha finanziato. I giovani che decidono di impegnarsi come volontari all'estero sanno che partono dal proprio paese di origine e vanno a svolgere il progetto in un altro paese, diverso per lingua, diverso per cultura, diverso spesso anche per religione. Quindi sanno che realizzeranno un'esperienza a 360 gradi, che spesso può anche essere professionalizzante, perché no? Ma non è sicuramente un'esperienza di lavoro, non è sostituzione di manodopera, ma è un'esperienza di apprendimento attraverso le pratiche della quotidianità, quindi attraverso l'apprendimento non formale. È chiaro che il beneficio viene tratto anche dalla comunità locale che accoglie il volontario, perché come lo scambio avviene tra il volontario che in qualche modo fa sue le caratteristiche del popolo che lo accoglie, allo stesso tempo chi accoglie il volontario si trova a confrontarsi con una cultura diversa dalla propria, dovendo peraltro anche accogliere il volontario e far sì che si muova nel migliore dei contesti possibili. Il volontario può realizzare la sua attività a titolo individuale oppure in gruppo, cioè trovarsi a svolgere l'attività di volontariato insieme ad altri ragazzi stranieri che vengono accolti dalla stessa organizzazione per realizzare un progetto cosiddetto di gruppo. Sicuramente il plus di realizzare un'esperienza di questo genere è quello di partire dal proprio contesto nazionale e buttarsi a capofitto in un contesto completamente nuovo. Per cui quando qualcuno ci propone di realizzare un progetto SVE con la filiale, chiamiamola così, italiana della stessa organizzazione di partenza in Ecuador,
C'è qualche dubbio nella valutazione di quel progetto, perché è vero che la cosiddetta filiale che sta in Ecuador agisce nel contesto ecuadoregno, ma magari con operatori italiani, e quindi il ragazzo italiano che va a realizzare la sua esperienza di volontariato in un contesto dove ancora sente parlare italiano e dove tutto sommato ha l'ovatta dei colleghi italiani a proteggerlo, non è un'esperienza totalizzante come invece è quella di uno SVE realizzato in un contesto dove l'italiano non si sente e dove non ci sono collaboratori italiani a cui appoggiarsi. Questo non vuol dire che il volontario viene lasciato a se stesso. Ogni volontario che va a fare lo SVE all'estero viene seguito da un tutor per quanto riguarda il suo inserimento tra virgolette lavorativo nell'organizzazione di accoglienza, e da un mentore che invece funge da supporto individuale emotivo per il ragazzo durante tutto lo svolgimento dell'attività progettuale. Importante una cosa: lo SVE si può realizzare una sola volta nella vita. Quindi può durare da un minimo di 2 mesi a un massimo di 12, ma se un ragazzo parte una volta per 7 mesi, poi torna entusiasta e vuole ripetere l'esperienza fino a raggiungere i 12 complessivi, questo non è ammesso, proprio perché si vuole dare la possibilità al più elevato numero di ragazzi di fruire di questa opportunità. Importanza rilevante viene data, a partire da Erasmus Plus, quindi dal nuovo programma, al supporto linguistico che i ragazzi ricevono. È evidente che uno degli ostacoli principali quando si realizza lo SVE è la lingua. Naturalmente, quasi sempre, la lingua veicolare, almeno all'inizio, è l'inglese, che è la lingua internazionale che ci consente di muoverci un po' in tutti i continenti. Resta però il fatto che un progetto di servizio di volontariato si potrebbe realizzare anche in Armenia, in Georgia, e quindi nulla toglie che si possa voler realizzare anche un'esperienza linguistica con la lingua locale. Il supporto linguistico è molto importante con Erasmus Plus e passa attraverso moduli formativi che la Commissione realizza online. Ad oggi la piattaforma linguistica online che la Commissione europea sta mettendo in piedi non è ancora disponibile, presumibilmente lo sarà entro la metà di quest'anno, e prevedrà il supporto linguistico per le sole 5 lingue, inglese, francese, italiano, spagnolo e tedesco, ma nell'arco del tempo verrà implementato il pacchetto di lingue offerte e si arriverà a coprire almeno le 27 lingue di tutti i 27 paesi membri dell'Unione Europea. Terza opzione all'interno della Key Action 1, mobilità degli individui per quanto riguarda gioventù, è la formazione messa a rete degli youth workers. Gli youth workers nell'ambito di questa azione possono realizzare progetti che prevedano diverse attività. Si va da seminari, ai corsi di formazione, agli eventi di messa a rete, al cosiddetto job shadowing, alle visite di studio, ancora per gli operatori con i giovani. Le attività sono diverse e diverse sono le caratteristiche, però a voler sintetizzare diciamo che in genere questo tipo di attività possono andare da 2 giorni a un massimo di 2 mesi. L'ho detto prima, in questo caso chi partecipa essendo youth worker non ha limite di età per partecipare, e massimo 50 è il numero di partecipanti per attività, inclusi i formatori che si muovono come facilitatori all'interno del progetto. Veniamo alla Key Action 2, la cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi. All'interno di questa azione chiave, per quanto riguarda la parte di gioventù, quello che si può realizzare sono i partenariati strategici, quindi anche se ci sono altre possibilità, alleanze della conoscenza, piattaforme informatiche e così via, partenariati strategici riguardano anche gioventù. E sono in particolare attività di sviluppo e di implementazione di pratiche innovative nel settore della gioventù, attività di validazione delle competenze formali e non formali, cooperazione tra istituzioni regionali. La capacity building attiene ancora anche questa al capitolo gioventù, ma non la leggo neanche perché è di competenza dell'EACEA. Non so perché mi sono dovuta muovere in un paio di occasioni se l'abbiamo detto, ma dell'intero pacchetto Erasmus Plus ci sono alcune attività che vengono gestite a livello centralizzato dall'EACEA. EACEA è l'acronimo di Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura, che è una sorta di agenzia tecnica della Commissione Europea che appunto gestisce le attività cosiddette centralizzate del programma Erasmus Plus. Quindi quando vi diciamo che una certa attività è di competenza dell'EACEA, vuol dire che i progetti che
voleste presentare all'interno di quella certa attività non vengono indirizzati alle agenzie nazionali che noi rappresentiamo qui oggi, ma vengono indirizzati direttamente a Bruxelles all'agenzia esecutiva. Rispettano bandi appositi per l'elaborazione di progetti, scadenze diverse, e vengono valutati a Bruxelles, non in ambito nazionale. Quindi anche poi il rapporto in caso di approvazione del progetto è con l'agenzia esecutiva a Bruxelles. Le principali attività per quanto riguarda partenariati strategici nel capitolo gioventù prevedono di rafforzare la cooperazione tra le organizzazioni per lo scambio di buone prassi. Come lo scambio di buone prassi può avvenire tra docenti che lavorano nelle scuole, la stessa cosa può accadere fra gli animatori con i giovani che si muovono in organizzazioni nazionali di diversi paesi. Lo scambio tra questi soggetti può portare al miglioramento degli interventi nei singoli paesi e, perché no, anche alla costituzione e realizzazione di buone prassi che possono divenire poi esempio da portare per altri. A che cosa servono poi i partenariati strategici? A implementare pratiche innovative nel settore della gioventù, in particolare della formazione e dell'educazione non formale. Perché i docenti, presumo, decidono di fare uno scambio con altri docenti di contesti diversi? Per verificare come si lavora altrove, per apprendere qualcosa di nuovo, per scambiarsi metodi di lavoro e così via. La stessa cosa fanno gli operatori giovanili, solo che invece di farlo nel contesto delle scuole, lo fanno nel contesto delle organizzazioni di appartenenza. Ma l'obiettivo è sempre lo stesso: accrescere le proprie competenze e conoscenze per tornare poi nel proprio contesto nazionale e migliorare il loro lavoro quotidiano. I partenariati strategici poi servono a validare le competenze acquisite tramite l'apprendimento non formale ed informale, migliorando due strumenti, lo YouthPass e lo Europass, l'Europass. YouthPass in particolare è il certificato principe per quanto riguarda l'apprendimento non formale ed informale, che viene rilasciato a tutti coloro che partecipano a progetti di Erasmus Plus 2. Gioventù in azione, e non è nient'altro che il certificato che sancisce tutto ciò che un giovane ha appreso durante la sua partecipazione ad un progetto di gioventù. Il suo grosso limite ad oggi è che non è un certificato che ha valore legale, di conseguenza la sua applicazione è pari a quasi zero per ora, oppure, diciamo così, è legata all'apertura mentale di un eventuale datore di lavoro che si vede allegare al curriculum del proponente anche lo YouthPass, e magari si interessa e chiede che cos'è, qual è stato il progetto e così via, oppure ancora l'applicazione dello YouthPass è legata alla buona volontà di un ateneo che per esempio decide di riconoscere crediti formativi a uno studente che presenta anche lo YouthPass e così via. In ambito nazionale non c'è ancora una posizione comune sulla validità dello YouthPass in termini legali, e tantomeno c'è nel contesto europeo, per cui l'obiettivo anche per l'Unione Europea è quello di migliorare lo strumento e forse a lungo termine quello di assorbirlo all'interno di Europass, che per ora risulta essere lo strumento veramente a carattere internazionale più efficace per certificare tanto la formazione formale quanto la formazione non formale ed informale che un giovane può aver accumulato nell'arco della sua vita. Ancora, nella Key Action 2 partenariati strategici abbiamo la cooperazione a livello regionale per promuovere lo sviluppo di sistemi di educazione, formazione e gioventù ed integrarli con azioni di sviluppo locali e regionali. Vale a dire che, esistendo il principio di sussidiarietà, la Commissione europea sostiene economicamente determinati progetti, ma non si sovrappone né scavalca eventuali interventi locali che possono essere fatti su quella materia. Semmai, con i progetti che sostiene, intende migliorare l'intervento anche delle istituzioni locali rispetto all'argomento gioventù. Abbiamo poi il rafforzamento delle iniziative transnazionali per stimolare la propensione all'imprenditorialità e incoraggiare la cittadinanza attiva e la creazione di imprese sociali. Ora, non vorrei che questa dizione fuorviasse. Con il capitolo gioventù del programma Erasmus Plus non si finanziano progetti tipo start-up aziendali, non è questo. Si finanziano progetti che in Gioventù in Azione si chiamavano iniziative giovani, che servono a dare spazio e occasione di sviluppo alla creatività dei ragazzi in tutti i settori di intervento. È come dire: il ragazzo ha un'idea,
ma non ha i soldi con cui realizzarla. Non deve necessariamente essere un'idea che porta alla costituzione di un'azienda, ma può essere un'idea che porta alla come dire, concretizzazione di uno spirito di iniziativa che quei ragazzi hanno. Ecco, tutto questo nel capitolo gioventù rientra nella Key Action 2. Qual è l'obiettivo della... No, sorvoliamo perché questo riguarda le ACEA, andiamo avanti. Key Action 3. Che cosa si prevede nella Key Action 3, quindi riforma delle politiche per quanto riguarda gioventù? Si prevedono gli incontri tra i giovani e i decision makers per quanto riguarda le politiche della gioventù. In pratica, come sempre è accaduto anche in Gioventù in Azione, all'interno di questa Key Action i ragazzi, ma non solo i ragazzi, anche volendo le istituzioni locali, possono realizzare progetti che vedano riuniti intorno allo stesso tavolo i giovani portatori di istanze e idee e i decisori politici che in quel contesto rispondono ai ragazzi su quelle questioni che i ragazzi sollevano, e non solo rispondono ma si confrontano su quelle materie e volendo poi arrivano ad una conclusione comune che possa essere quasi un faro da accendere su un intervento dell'amministrazione locale. Nello specifico vediamo che questa azione qui, che consente appunto di fare meeting tra i giovani decision makers, costituisce un'azione di supporto e di implementazione al cosiddetto dialogo strutturato. Qualcuno ha mai sentito parlare di dialogo strutturato in Europa? Forse qualcuno sì. Dialogo strutturato è un'enorme misura che, diciamo, di intervento che la Comunità Europea ha messo in piedi già da qualche anno nell'ottica, diciamo così, di avvicinare i cittadini a chi decide, nell'ottica di ridurre la distanza percepita tra chi è cittadino europeo e forse neanche si sente cittadino europeo e chi dall'altra parte è l'amministratore a più livelli, sia a livello nazionale ma anche a livello transnazionale fino ad arrivare a quello europeo. Tutti i paesi si sono dotati di National Working Group che portano avanti l'attività in ambito nazionale riguardante il dialogo strutturato. Nella parte di gioventù del programma Erasmus Plus, il dialogo strutturato trova vita e supporto in questi progetti qua. Pensateci, se il progetto meeting tra giovani e decision makers serve proprio a far sedere intorno allo stesso tavolo i ragazzi e chi decide sulle politiche per i ragazzi, questo non è altro che un progetto di dialogo strutturato. Dialogo tra le parti strutturato, ovvero sia non lasciato a briglia sciolta, ma guidato con un progetto che veda un antefatto, che veda una discussione a un tavolo e che veda un prodotto finale che può essere proprio un disegno quasi di politica di intervento. Un meeting tra giovani può diventare meeting di informazione, di dibattito e consultazione tra i giovani e i decision makers, oppure può essere un meeting di preparazione alla conferenza sulla gioventù che si realizza all'interno del semestre europeo di presidenza. Penso sappiate tutti che quest'anno, nel 2014, l'Italia avrà il suo ruolo di presidenza per quanto riguarda l'Unione Europea e all'interno di quel semestre di presidenza siamo chiamati a realizzare come Paese Italia la Conferenza Nazionale sulla Gioventù. Meeting preparatori a questa conferenza nazionale possono essere finanziati all'interno della Key Action 3, capitolo Gioventù. E infine possono essere finanziate le cosiddette consultazioni di giovani. La novità del supporto linguistico online la mettiamo particolarmente in evidenza perché prima non esisteva. Quindi, detto che le cinque lingue iniziali sono appunto inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano, va detto anche che il supporto linguistico verrà dato soltanto a coloro che si muoveranno per periodi superiori ai 2 mesi. Supporto linguistico significa che prima di partire per la propria esperienza all'estero i ragazzi fanno una valutazione online del proprio livello di conoscenza della lingua e che al termine dell'esperienza di mobilità, al rientro nel proprio paese di origine, effettuano una valutazione post esperienza per capire qual è stato il grado, quindi l'aumento della conoscenza linguistica rispetto al livello di partenza. I corsi di lingua avvengono online e così sono online anche le valutazioni pre e post. Veniamo ai meccanismi di finanziamento. I progetti che vengono realizzati nel capitolo gioventù di Erasmus Plus prevedono 2 meccanismi di finanziamento, i costi unitari e i costi reali. Costi unitari sono sempre i costi di viaggio che si affrontano,
il supporto individuale che viene dato ai partecipanti, che può essere giornaliero o mensile, il supporto che viene dato all'organizzazione in genere come contributo per partecipante o come contributo giornaliero per partecipante, e poi chiaramente i costi relativi al supporto linguistico che si traducono in contributo per partecipante. Questi sono costi unitari. Dall'altra parte abbiamo i costi reali invece, che afferiscono a due ragioni: agli special needs, ovvero sia a quei costi che si sostengono all'interno di un progetto per favorire la partecipazione di giovani con disabilità fisiche, e poi i costi eccezionali, che sono invece costi connessi alla mobilità, come per esempio i costi di visa, di permesso di soggiorno, o alla partecipazione di giovani con minori opportunità. Se partecipa un giovane non vedente, quel ragazzo chiaramente ha necessità speciali di essere accompagnato da qualcuno, o la stessa cosa accade per un giovane sordomuto e così via. Questo tipo di costi appartiene alla categoria costi reali, cioè tanto spendo e tanto mi vedo rimborsato. Come fare per trovare informazioni e per essere supportati quando si vuole realizzare un progetto? C'è l'Agenzia Nazionale per i Giovani, ma poi ci sono anche altri strumenti. Uno di questi è sicuramente la rete Eurodesk, che è una rete europea con sede in tutti i Paesi membri, che fornisce informazioni esclusivamente, anzi scusate, prioritariamente ai giovani sulle opportunità che l'Europa offre nei settori dell'educazione, della formazione e della gioventù. Voi avete visto oggi che prima c'era un roll up che riportava il logo dello Europe Direct. Anche lo Europe Direct è una rete informativa dell'Unione Europea, è una delle 7-8 reti che l'Unione Europea ha, però lo Europe Direct fa informazione a 360 gradi sulle opportunità di formazione e anche altro che l'Unione Europea offre. Eurodesk fa informazione in particolare ai giovani, quindi se i vostri figli, se i vostri alunni avessero bisogno, all'Agenzia Nazionale per i Giovani possono sicuramente chiedere per quanto riguarda Erasmus+, ma se vogliono sapere di altre opportunità in ambito europeo possono sicuramente rivolgersi alla rete Eurodesk. Accanto a questa esiste un centro risorse, cosiddetto Salto Youth, che fornisce informazione e formazione per le agenzie nazionali da una parte, quindi per noi operatori nelle agenzie nazionali, ma anche per tutti coloro che lavorano con i giovani, quindi per i cosiddetti youth workers. Salto Youth realizza annualmente una quantità veramente enorme di corsi di formazione, quasi sempre in contesti internazionali, a cui possono aderire coloro che lavorano con i giovani. Principe. Diciamo strumento principe per la comunicazione con i giovani della comunità europea è lo European Youth Portal, che dà informazioni e fornisce informazioni sulle opportunità e sulle strategie europee per i giovani. Si rivolge appunto ai ragazzi tra i 13 e i 30 anni, è tradotto in tutte le 27 lingue dei 27 paesi membri dell'Unione Europea, è integrato con i social network, che questo può sembrare superfluo, ma in realtà non è affatto superfluo se consideriamo che i ragazzi a cui spesso noi parliamo utilizzano più lo smartphone che non il telefono per chiedere informazioni. Di conseguenza essere integrati con i social network per uno strumento di comunicazione è fondamentale per arrivare a parlare al proprio target di riferimento. Lo European Youth Portal non parla soltanto di Erasmus+ Youth, ma parla di tutto Erasmus+ e anche delle altre opportunità per i giovani in Europa. Questo è l'indirizzo dell'Agenzia Nazionale Giovani, agenziagiovani.it, mentre alla seconda riga trovate l'indirizzo del programma Erasmus+ sul sito della Commissione Europea. Nel frattempo in realtà le cose si sono evolute, per cui la Commissione Europea ha anche messo online due siti tematici relativi a Erasmus+, uno è Erasmus+ Youth e l'altro è Erasmus+ Sport. A breve verrà messo in rete anche il sito tematico formazione e istruzione, e così avremo il quadro completo di Erasmus+. Per avere informazioni all'Agenzia Nazionale si può scrivere all'indirizzo email che trovate in fondo, a fondo pagina, l'agenzia ha il sito internet, e noi chiaramente, facendo fede a quello che ho appena detto, abbiamo anche i nostri canali di comunicazione social, che sono Facebook, Twitter, e che sono anche il canale YouTube da cui ho tratto il video di cui vi ho fatto vedere prima. Grazie per l'attenzione, se ci sono domande sono qua. È tutto? Sotto i 30 anni? Ma in effetti avevo visto.
In attesa di domande, proprio perché siamo un pubblico tutto sotto i 30 anni, nella comunicazione infatti e nel regolamento, nonché nella guida, c'è tantissimo il riferimento da parte della Commissione ad utilizzare i social network, Facebook e Twitter, proprio anche come strumenti di comunicazione, quindi non solo seminari, non solo eventi, non solo sito, ma anche qualcosa che sia più interattivo. Quindi ancora una volta, secondo noi, viene ribadita l'importanza di lavorare in rete, di questo scambio reciproco di esperienze, di buone prassi, di ottimizzare un po' tutto quello che finora è stato fatto e scambiarcelo nei vari modi che la tecnologia, insomma, ormai ci offre. Quindi questo è un invito ulteriore. Scusate, io avrei ancora un paio di domande su Erasmus Plus per le scuole. Posso farle? Mi interessa sapere, avete già accennato, ma io non ho capito. Se una scuola ha più scuole come potenziali partner, è possibile attivare più partenariati o l'istituto, un istituto può attivarne solo uno? Cioè, se ha più potenziali partner può creare un progetto unico collegando tutte le scuole. Ci sono partenariati, ora non li consiglio, però che vedono coinvolte fino anche a 10 scuole. Non li consiglio perché sono di difficile gestione. Ok, però è possibile comunque tenerli invece separati, fare due partenariati? No. Alla stessa scadenza uno, cioè non è che la stessa scuola può presentare due progetti di partenariati, la stessa scadenza, no. E l'altra cosa che volevo chiedere, per partecipare a questi partenariati o a mobilità docenti, c'è una certificazione linguistica richiesta minima? No. Però considerando che la progettazione avverrà principalmente in lingua inglese, un minimo di competenza linguistica anche per comunicare ci deve essere. Perciò i format devono essere compilati in lingua inglese? Per quanto riguarda i partenariati, sì. Per la mobilità docente? No. Italiano. Va benissimo. Grazie mille. Io ho una domanda rispetto all'Erasmus Youth. E le vorrei chiedere come immaginate la struttura che possa sostenere una progettazione e poi una rendicontazione nel campo appunto del volontariato, visto che ci stiamo rivolgendo a giovani, magari a organizzazioni giovanili di aiuto, di supporto anche volonterose, ma probabilmente non dotate di quelli che sono da subito di strutture per la tenuta di una contabilità, eccetera. Com'è che la vostra esperienza nel passato ha potuto reggere, insomma, su una cosa di questo genere, per interfacciare queste due cose, insomma? Grazie. Ma in realtà è tutto abbastanza semplificato. Infatti una delle cose che abbiamo sempre sentito dire dal nostro target era che rispetto agli altri programmi della Comunità Europea, Gioventù in Azione era un programma estremamente facile nell'approccio, e spesso chi ce lo diceva erano soprattutto i cosiddetti progettisti, che lavorando su Fondo Sociale Europeo o altri programmi molto più complessi e impegnativi, davanti al tipo di documenti da presentare per Gioventù in Azione, si trovavano quasi spiazzati dalla semplicità della documentazione. E questo meccanismo persiste anche adesso in Erasmus Plus, per cui intanto c'è la facilitazione del fatto che il progetto andrà presentato soltanto online, per cui esisteranno gli form di cui i colleghi vi parlavano, che attualmente non sono ancora disponibili ma sono soltanto visionabili in copie draft, e che non sono nient'altro che dei PDF compilabili che consentono poi, con il tasto finale di invio, di mandare elettronicamente il progetto. Quindi la compilazione in sé
non richiede necessariamente un progettista, sicuramente richiede un lavoro di gruppo all'interno di un'organizzazione, perché se il progetto è realmente partecipato dai ragazzi che lo fanno, ci sono delle riunioni di preparazione, c'è una fase di stesura del progetto che può essere certamente affidata più ad una persona che ad un'altra, magari a qualcuno che ha già esperienza rispetto a chi non ce l'ha, ma la fase di coprogettazione dovrebbe essere sempre garantita, agevolata dal fatto che gli strumenti non sono poi così complessi per presentare il progetto. In fase di rendicontazione vale lo stesso principio, nel 90% dei casi non vanno presentate fatture, non vanno presentati scontrini, va presentata una cosiddetta relazione finale, che è una descrizione contenutistica di quanto si è svolto con il progetto, che noi in agenzia compariamo, per dirla un po' in maniera semplificata, con il progetto iniziale, per capire quanto il progetto reale poi si è discostato rispetto alla progettazione iniziale, e con elenco di firme dei partecipanti, al massimo vengono presentate le fatture che sono relative ai costi di viaggio. In un progetto di scambio di giovani il grosso dei costi riguarda lo spostamento dei ragazzi per andare da un paese all'altro e realizzare lo scambio. In quel caso viene richiesta la presentazione dei biglietti di viaggio dei ragazzi. Ma a parte questo, la rendicontazione è veramente molto semplificata. Nel caso di un progetto SVE andrebbero allegati alla relazione finale sicuramente i biglietti di viaggio del volontario che è partito e che è tornato alla fine del servizio, andranno sicuramente presentate le fatture con cui l'associazione testimonia di aver affittato il determinato locale per ospitare il ragazzo 12 mesi, però non parliamo mai di rendicontazioni particolarmente complesse tale da necessitare di un commercialista o peggio di un team che lavora sulla produzione del materiale finanziario. Questo proprio perché il target di riferimento di gioventù sono i ragazzi, non sono necessariamente degli adulti già scolarizzati, già professionalizzati e così via. Per cui, insomma, non è quello l'aspetto di cui preoccuparsi prioritariamente. Prego. Questo vale anche per quanto riguarda i tirocini professionalizzanti. La caratteristica... lo stesso identico principio, la caratteristica importantissima e soprattutto il messaggio che deve passare è che il programma è estremamente semplificato da un punto di vista anche gestionale e di contributo. Si parla di costi unitari e di norme, costi unitari non sono legati a delle fatture, ma sono legati alla realizzazione delle attività. Anche nel nostro caso tutta la parte che riguarda anche la borsa di mobilità è legata alla realizzazione, quindi all'esperienza della mobilità che è stata fatta, agli obiettivi raggiunti, e in base a quella vengono poi rendicontate e viene dato appunto il saldo della borsa. Quindi se il problema in questo momento può sembrare, per chi non ha mai gestito o operato in questi programmi comunitari, ma ha gestito e operato attraverso nel mondo del Fondo Sociale Europeo, questo problema non si pone perché è un programma, soprattutto questo, estremamente semplificato da un punto di vista finanziario in quasi tutte le attività e le azioni del programma. Mi sembra di aver capito che un'istituzione, un istituto scolastico soprattutto, deve presentare un piano biennale o pluriennale globale all'interno del quale poi si inseriscono le varie chiavi, quindi le domande individuali e le domande per partenariato. No? No. Quindi o domande individuali o partenariato inviate tramite la scuola, ma non un European Plan come abbiamo letto da qualche parte. Allora, per quanto riguarda la scadenza del 17 marzo, la scuola presenta uno European Development Plan della durata di 1/2 anni. All'interno di questo modello in cui presenta le domande di mobilità individuale vengono indicate le mobilità individuali. Mi spiego meglio. 17 marzo scadenza, il dirigente scolastico compila un piano delle mobilità per i docenti per il prossimo anno/biennio, nel quale indica le mobilità che si vorranno svolgere. Una cosa, 30 aprile la scuola insieme ad altri istituti partner, che può
possono essere scuole, ma possono essere anche autorità locali, possono essere anche ONG che si occupano di diritto allo studio, presenta un progetto di partenariato che verrà valutato il 30 aprile, quindi sono due cose diverse. E volevo anche chiedere se per quanto riguarda le domande individuali c'è ancora la priorità per i progetti CLIL o per i corsi CLIL? Le priorità non ci sono più. Non ci sono più? No. Però non sono domande individuali, cioè la mobilità è individuale, cioè lei, docente, partirà per un corso strutturato in Inghilterra per 5 giorni, lei, magari con altri colleghi, però la domanda è istituzionale, dell'istituto. Sì, sì, volevo solo sapere se ci sono punteggi ulteriori per i corsi CLIL come era nei 7 anni precedenti. 7 anni precedenti c'era priorità per i corsi CLIL, c'era priorità per gli insegnanti della scuola materna, sì, non ci sono più priorità. Allo stato attuale, non so se nel corso del prossimo anno verranno aggiunte, 2014 nessuna priorità, ma credo, come scritto nella guida, non verrà data la possibilità di inserire priorità. E un'altra cosa, visto il budget in discussione, mi sembra di capire che è bene far chiedere l'accesso alla K1 o K2, soprattutto K2 per i partenariati, piuttosto che non K3, in quanto allora, il budget è maggiore, giusto? Cioè l'azione 3 fondamentalmente sono tutte azioni centralizzate. Io sto parlando di scuole, istituti scolastici dove comunque si muovono giovani, giusto? Azione 1 e azione 2, sì. Ok, grazie. Anche io avevo bisogno di un riassunto sulle scadenze e sulle agenzie alle quali bisogna fare le domande, perché non ho ben capito, ma qualcosa si è chiarito prima. Per esempio, per l'assistentato, la domanda va fatta all'ufficio dell'università locale, l'ufficio relazioni internazionali. Comunque, cioè, la domanda la troverà online, fa l'application online. Per fare l'application online dovrà prima di tutto registrarsi su un account ECAS che le darà la possibilità di avere una login e password. Una volta fatta la registrazione ECAS dovrà entrare su un sito che si chiama Unique Registration Facility, URF, il quale una volta registratosi in questo vi darà un PIC, Personal Identification Code. Questo codice sarà unico per tutta la scuola, so che è complicato, però è così. Faremo molto probabilmente a breve un video tutorial per il manuale di iscrizione e registrazione. Nella guida ci sono queste cose, sì. Aspetta, sta finendo. Ecco, per la mobilità docente, questo job shadowing si può applicare in due modi diversi, cioè c'è la possibilità della scadenza del 17 marzo, diciamo, e la possibilità anche attraverso il partenariato? Sì. Tutte e due prevedono questo? Sì, cioè prevedono, c'è la possibilità, facendo una domanda a livello di istituto, che il dirigente scolastico richieda una formazione di lungo periodo. Per quanto riguarda l'azione chiave 1 si parla di fino a un massimo di 2 mesi, e il dirigente scolastico nel modulo dell'azione chiave 1 può richiedere un job shadowing di 1 mese per 3 insegnanti da svolgere in Inghilterra, Francia, senza indicare il nome né il partner. Si specifica solamente gli obiettivi che si vogliono raggiungere tramite la formazione, azione chiave 1. Nell'azione chiave 2, partenariato, si scrive un progetto di partenariato, prendiamo un esempio, lotta contro la violenza, da realizzare con una scuola francese, una scuola inglese e una scuola di Trento. In questo partenariato della durata di 2 anni si prevedono delle mobilità di lungo periodo per 2 docenti, una mobilità di lungo periodo per 5 alunni. Soltanto un attimo, mi scusi, volevo soltanto aggiungere una cosa. Per l'orientamento alle informazioni,
Allora, noi ci presentiamo tutte e tre qui oggi perché quando è stato istituito il programma Erasmus Plus, l'Unione Europea ha chiesto ai Paesi membri di decidere se costituire un'unica agenzia di riferimento del programma, che ormai è uno solo, oppure se mantenere l'assetto preesistente. In Italia si è deciso di mantenere l'assetto preesistente, quindi avete tre agenzie diverse. Allo stesso tempo però la Commissione dice, se ci sono diversi soggetti deve comunque esserci un'autorità nazionale di riferimento e si deve garantire la collaborazione tra le agenzie esistenti per l'orientamento all'utenza, la comunicazione e in alcuni casi anche la valutazione dei progetti. Questo significa che le nostre agenzie stanno lavorando in sinergia già da qualche mese in questa fase iniziale del programma Erasmus Plus e in particolare sul versante della comunicazione e informazione. Non a caso noi siamo qui tutti e tre oggi a presentarvi il programma, ognuno presenta il suo pezzo nella speranza di darvi il quadro complessivo. A corollario di tutto questo c'è la messa online, probabilmente già dalla prossima settimana, forse fra 10 giorni, del sito unico nazionale dedicato al programma Erasmus Plus, che è www.erasmusplus, scritto per esteso, plus.it, che sarà il portale nazionale del programma nuovo nascente e che viene adesso fondato dalle nostre tre agenzie e verrà implementato nel tempo dalle tre agenzie per i propri settori di intervento. L'obiettivo è quello di far diventare questo sito l'unica nel senso di ufficiale fonte informativa sul nuovo programma e quindi indubbiamente essere l'unica fonte informativa che intanto indirizza le persone, come nel caso della docente, per capire a chi si deve rivolgere se ha una domanda sulla scuola o se ha una domanda sui giovani o se ha una domanda su VETE e così via. Ma sarà poi anche il luogo dove andare a scaricare i moduli per presentare i progetti, sarà anche il luogo dove andare a trovare la piattaforma URF per registrarsi e così via. Capite bene che lo sforzo è molto grande, quindi quello che metteremo online a partire dalla prossima settimana sarà un sito molto embrionale, ma che servirà a far capire a chi accede al sito a chi rivolgersi per le informazioni più dettagliate. Nel tempo, con un lavoro molto lungo, il portale sarà un vero e proprio portale in cui troverete tutto e che presumibilmente vi eviterà di andare sul sito dell'agenzia o sul sito di Indire o sul sito di ISFOL per eventuali approfondimenti. Quindi tenetelo a mente erasmusplus.it. Buongiorno, posso? Non mi è chiara una cosa, volendo eventualmente ospitare un assistente che mi pare rientri nella Key Action One, è necessario fare un progetto e candidarsi entro il 17 marzo. Il che significa che bisogna prima avere degli accordi, dei contatti con un possibile assistente? No. O ci si può proporre in una banca dati come scuola? Non c'è una ospitante? Banca dati, cioè lei si candida, verrà fatta ancora prima era l'Agenzia Nazionale che stilava la classifica, il ranking in base a una valutazione di valutatori esterni, la stessa cosa verrà fatta adesso non più dall'Agenzia Nazionale. Una volta che viene stilato questo ranking, la stessa agenzia che gestirà, credo a questo punto, non so, l'Agenzia di Roma, l'Ufficio Centrale delle Relazioni Internazionali dell'Università, gestirà anche gli incoming assistant, cioè le persone che verranno in Italia e che vogliono venire in Italia a fare questa esperienza. Voi scuola dovete indicare che tipo di assistente necessitate, nel senso che insegna storia in inglese, storia in francese, e lo stesso farà l'assistente indicando l'Italia e le materie che vuole insegnare. Una volta che è stato fatto il ranking dalle varie agenzie nazionali e tutto, vi è una fase di matching, di abbinamento, in base alle esigenze che voi avete chiesto e che l'assistente ha sottolineato. Quindi non c'è nessuna banca dati, c'è solo da candidarsi online, poi vi sarà data una risposta, generalmente veniva data nei primi giorni di giugno dall'Agenzia Nazionale, e nella quale vi dicevamo se avevate avuto un assistente o se non c'era stata la possibilità di darvelo. 17 marzo per attività che iniziano a settembre. Però sinceramente non sono in grado di sapere
di prendermi la responsabilità di dirvi quando vi arriverà la comunicazione se sarete stati abbinati con un assistente a meno, in quanto non sarà più l'agenzia Indire a gestire il programma di assistentato. Cioè la signora... Adesso abbiamo il problema nelle scuole, no? Di dover insegnare le materie in lingua veicolare, no? E siamo in un grosso problema, almeno noi scuole di periferia abbiamo questo problema. Quindi possiamo anche utilizzare questo strumento, cioè chiedere assistentato in particolari discipline? Sì. In lingue, nella lingua che noi... Sì. Ah, ok. Sì, sì, ci sono... si può scegliere praticamente tutte le lingue, sì, del nord. E poi volevo chiedere un'altra cosa, siccome noi stiamo già operando scambio di docenti nella nostra scuola con la Germania, e però scegliamo scuole in cui si insegna italiano, no? Per cui un nostro collega va in Germania e fa un corso in italiano, per esempio di arte, e poi viene un professore di filosofia che fa un corso di filosofia in tedesco. Adesso in questo progetto gli insegnanti nello scambio devono saper parlare inglese probabilmente, cioè, in quale andando in un'altra scuola a insegnare? Nello scambio di docenti cosa si intende? Cioè, lo scambio docenti prima dice... Solo per avere esperienza oppure vanno, cioè, a portare la loro esperienza? Lo scambio docenti dipende di... Allora, c'è la partecipazione a dei corsi strutturati dei quali si sceglie quello che appunto affronterà il corso, si vede in che lingua viene affrontato il corso e di conseguenza non viene richiesto un livello di entrata. Però se si va a seguire un corso di inglese o di come si insegna determinate materie in inglese e il corso viene fatto in inglese, ci vuole per capire quello che viene detto. Lo stesso se si parla di long term mobility, vale a dire se lei si vuole recare a insegnare in Danimarca la sua materia per 6 mesi, una lingua, cioè, di comunicazione ci deve essere. Ci vuole. Però non si richiede un livello C1 tipo adesso per No, non c'è nessun test di entrata, di ammissione alla partecipazione di programmi. Precedentemente per gli assistenti in partenza era richiesto un livello B2, sì, della lingua del paese in cui si andava, però non è richiesta per la tutor. Per quanto riguarda l'assistentato, precedentemente si poteva addirittura scegliere e anche ora il paese di provenienza dell'assistente. Io lo sconsiglio sempre perché talvolta mettono tutti United Kingdom e poi gli assistenti britannici che vogliono venire in Italia sono 5 e quindi vengono presi dalle prime 5 scuole. In realtà, come sapete bene, nei paesi del nord, Europa, Danimarca, Norvegia, Finlandia, parlano l'inglese quasi come madrelingua. Chiedere però che sappiano l'inglese a un livello... I paesi del nord Europa, certo, sì, 99% delle persone lo parlano benissimo. In Italia che abbiamo il problema. Ok, grazie. Grazie, io avevo bisogno di una precisazione. Avendo pensato a un progetto sulla mobilitazione di alcuni studenti, la scuola secondaria di primo grado viene esclusa perché ho capito che devono avere almeno 14 anni all'atto della partenza, sì, però potrei pensare sull'altro fronte una sorta di meeting sull'informalità raggruppando invece alunni che hanno 13 anni. Sono spiegato male io. La mobilità di lungo periodo, vale a dire la possibilità di recarsi all'estero per un periodo superiore a 2 mesi, i ragazzi devono avere compiuto almeno 14 anni. Invece per scambi di 5 giorni fino a 2 mesi, incontri di progetto, visite e tutto, il ragazzo può avere anche 10 anni. Volevo chiedere a Michelacci una conferma sul sito est.eu, perché ho provato ad entrare e sembra non funzionante. European Shared Treasure, se digita su Google... st.eu? No, est, European Shared Treasure, provi a scrivere European Shared Treasure su Google e la rimanda al sito est. Ok. Poi...
sul sito delle agenzie, per esempio, va direttamente, la rimanda direttamente a Est. Grazie. All'interno lì si possono trovare anche i partenariati multilaterali Leonardo da Vinci. Poi volevo chiedere forse a Pietrangeli, avete parlato di un coordinamento nazionale tra le agenzie, però la parte relativa allo sport, non c'è nessuno in alcun modo un interlocutore nazionale, diciamo, è gestito tutto anche a livello, diciamo, di informazioni, così, di feedback su giornate come questa a livello di EACEA, o c'è in qualche modo un interlocutore nazionale? Allora, il capitolo sport del programma è gestito dall'EACEA, l'agenzia esecutiva, quindi i finanziamenti, i progetti sono tutti in mano all'EACEA. Tuttavia, la guida al programma e il regolamento dice che le agenzie devono essere in grado di fornire informazioni sull'intero pacchetto Erasmus+. Quindi io lo dico sempre, per esempio, che a questi tavoli manca qualcuno dell'agenzia esecutiva, la quale agenzia esecutiva peraltro si è messa a disposizione per partecipare su richiesta delle agenzie nazionali ad eventi di comunicazione sul nuovo programma. E noi, per esempio, la inviteremo per un'attività che facciamo a fine febbraio a Roma, e auspichiamo di avere qualcuno che ci spieghi sport. Il 4 di febbraio a Bruxelles l'agenzia esecutiva fa un info day sul capitolo sport, che se non erro viene anche trasmesso in streaming, quindi chi non può andare a Bruxelles può comunque fruire di quelle informazioni. E noi agenzie saremo tra quelli che vanno, almeno l'Agenzia Nazionale dei Giovani va a Bruxelles a fare formazione, per essere poi in grado, tornati in Italia, di dare almeno le informazioni basilari. Dopodiché la gestione è soggetta all'EACEA, e quindi le regole del capitolo sport non sono contenute nella guida al programma Erasmus+, che attualmente è disponibile, perché sono contenuti in specifici bandi che l'EACEA fa di volta in volta per gli specifici progetti. Tra le tre agenzie in Italia, quale sarà principalmente? Mi scusi? Tra le tre agenzie in Italia, quale sarà l'interlocutore? Cioè, quale, diciamo, sarà? L'interlocutore per informazioni relative allo sport. Teoricamente tutte e tre, però io presumo che quando sarà funzionante al 100% il sito di cui dicevo prima, erasmusplus.it, sarà quella la fonte di informazione anche per sport, che poi rimanderà all'EACEA per gli specifici dettagli. Il sito, ve l'ho fatto vedere prima, funziona, non so se l'avete visto, European Shared Treasure, e praticamente sarà attivo tutto il 2014 e credo anche il 2015, poi sarà sostituito da un'altra banca dati all'interno della quale verranno inseriti i progetti partenariati strategici del programma Erasmus+. Comunque noi siamo disponibili sul sito, troverete i contatti, facciamo help desk telefonico martedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 a mezzogiorno e 30, e rispondiamo generalmente nell'arco di 24 ore ad ogni richiesta email. All'interno del sito, una volta online, troverete anche i contatti per ogni azione, avrà la sua casella postale la Key Action One, avrà la sua casella postale la Key Action relativa ai partenariati strategici, e siccome anche noi siamo in uno stato di formazione, cioè vi aggiorneremo e ci aggiorneremo insieme, magari noi aggiorneremo voi, però ci formeremo insieme tramite questi incontri anche a Bruxelles e tramite l'esperienza delle prime scadenze. Scusi, lei sta riferendo questo, il sito che sarà in formazione per questa opportunità di contattarvi telefonicamente martedì eccetera eccetera, o stava riferendosi a quel sito di cui si citava prima, o quello che l'Est che stavamo dicendo? Anche sul sito attuale trova il programma LLP, trova i contatti telefonici, e continueremo a fare il desk telefonico 10.30, mezzogiorno e 30, martedì, mercoledì e venerdì. Sul nuovo sito troverete in maniera un po' più, anche l'agenzia si sta riorganizzando perché ovviamente sono cambiate tante azioni, troverete i nuovi contatti con lo stesso orario di help desk, e inoltre le nuove caselle mail alle quali potete scrivere, e rispondiamo a meno di grosse scadenze nell'arco di 24 ore. Una domanda, scusi, ha senso in un progetto transnazionale KU2 che prevede buone pratiche eccetera, un rinforzo con un KU1 per quanto riguarda la mobilità individuale, visto che coinvolge nazioni e spostamento, cioè sono due cose divise studenti. Però sono, chiedo proprio se può essere il KU2 avere un appendice, un progetto che è collegato, un ulteriore progetto collegato, o dobbiamo pensare che siano
ogni progetto deve completarsi in se stesso, ecco, un rinforzo, stavo dicendo. Cioè, un rinforzo, per esempio, mi viene sempre in mente la figura dell'assistente. Talvolta l'assistente può essere la persona che tramite conoscenza diretta sul territorio presenta una scuola con la quale si può collaborare, con la quale si costruisce un partenariato. Quindi le cose possono essere legate, però come dicevo precedentemente le scadenze sono due, sono diverse, e di conseguenza anche la partecipazione a un seminario può essere l'occasione per incontrare colleghi europei con i quali puoi instaurare un rapporto per una futura progettazione. Cioè si fa una formazione in servizio, si partecipa a un corso all'interno del quale ci sono altri colleghi europei, ci si conosce, si scambia contatti e alla scadenza successiva si presenta una domanda di partenariato tra queste due scuole di collaborazione, quindi cioè nel senso sono slegate ma allo stesso tempo possono essere una la promotrice dell'altra. Ma scusi, nel progetto non può un'azione essere supportata da un finanziamento di un altro progetto? No. No, questo no, no. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie mille per questa opportunità. Stavo considerando che è sempre difficile arrivare a fine giornata, in particolare in una mattina come questa, che è stata molto densa di informazioni e di tutto. Per cui cercherò di essere abbastanza breve e concisa. Per chi non mi conosce, io sono Raffaella Di Iorio, lavoro al Dipartimento della Conoscenza e sono la responsabile dell'area per il coordinamento con le strategie dell'Unione Europea in materia di conoscenza. Questo vuole essere un breve intervento appunto sui twinning, e vi ricordo che i twinning è stato presentato mi sembra l'estate scorsa, pertanto non tanti mesi fa, da parte della dottoressa Ceccarelli, che ha fatto un intervento a Diprase. Il materiale è ancora disponibile sul sito di Vivo Scuola o eventualmente appunto potrà essere fornito a chi lo richiedesse. Breve ricapitolazione di che cosa parliamo. Parliamo appunto di twinning. Qui vi ho riportato quello che è l'immagine che compare sul portale. I twinning, cioè la comunità online delle scuole europee. La piattaforma sul quale appunto i docenti si incontrano, ma non soltanto docenti, perché i twinning è qualcosa che può interessare tutto il materiale tutto il personale della scuola, per cui non soltanto i docenti ma anche i bibliotecari, i dirigenti scolastici, diciamo tutte le persone che lavorano nell'ambito scolastico. Come vi dicevo appunto, questa piattaforma è un punto di incontro, un luogo di lavoro per creare dei partenariati che possono essere di breve durata, minimo 2 giorni, oppure possono avere una durata più lunga. Volevo sottolineare il fatto che non ci sono scadenze per aderire ad un partenariato, perché questo può essere attivato in qualsiasi momento e appunto diciamo con delle durate differenti. Il portale è molto interattivo, vedete è strutturato in una parte con Explora, Socializza, Collabora, Innova, e molto importante è un portale che è predisposto in 25 lingue europee. Pertanto c'è tutta la parte relativa appunto all'italiano, che è sicuramente utile e interessante. Ho riportato alcuni numeri di quella che è la partecipazione appunto delle scuole. Come vedete è una partecipazione particolarmente corposa, perché a livello europeo abbiamo più di 115.000 scuole registrate, 231.000 membri registrati e 32.000 progetti. Sotto riporto quello che è la partecipazione italiana, che considerato appunto che Erasmus, cioè che il twinning è aperto a tutte le nazioni europee, è sicuramente una percentuale elevata. Ci sono più di 8.000 scuole registrate, 17.000 membri registrati e dei progetti in corso. Come abbiamo detto, questo è un portale che fa riferimento a quello che è il personale della scuola. Pertanto, oltre ad un'interfaccia diciamo molto
così friendly, come si suol dire, che è aperta al pubblico, poi dopo c'è la possibilità di iscriversi naturalmente e di lavorare in quello che è il portale all'interno, che offre tantissime, tantissime attività. Per iscriversi, dicevamo, bisogna essere docenti, perché l'iscrizione deve essere validata dal dirigente scolastico. All'atto pratico, che cos'è appunto i twinning? Ricordo, una comunità europea di insegnanti che entrano in relazione tra loro attraverso una piattaforma online. Per fare cosa? Per dare vita a progetti didattici con partner, che possono essere appunto partner europei ma anche non, condividere, confrontare esperienze, idee, metodologie, collaborare, sperimentare assieme, in una parola innovare, e condividere valutazioni e riflessioni. Per cui diciamo offre la possibilità di quella che è una crescita professionale, un aggiornamento su scala internazionale, con l'uso attivo delle lingue, perché per confrontarsi appunto con docenti che non sono soltanto italiani, bisogna utilizzare delle lingue, una lingua veicolare, che non è necessariamente l'inglese. L'inglese è sicuramente la lingua utilizzata maggiormente, però non necessariamente. Abbiamo un 58% appunto che utilizza l'inglese, però ad esempio un 11% che per collaborare con gli altri docenti utilizza il tedesco, un 8% del francese, e questa è una cosa, penso, importante anche per una regione come la nostra, in cui ci sono tantissime competenze anche per il tedesco ed altre lingue. Abbiamo detto che è questa community europea, come si attiva, come possono partecipare le scuole? Possono partecipare attraverso l'utilizzo del, appunto, di internet, pertanto di un PC oppure di una LIM. Il Trentino ha fatto un grosso investimento per quanto riguarda appunto fornire delle LIM nelle singole, nelle classi, per cui penso che non ci sia nessuna scuola che non abbia una LIM, che sia a livello scolastico oppure proprio all'interno della classe. Per cui diciamo anche su questo il Trentino ha lavorato molto. Abbiamo detto che è una creazione di un partenariato a costo zero, perché quello che serve appunto è la motivazione da parte dell'insegnante di voler collaborare con un partner o con più partner appunto a livello europeo, e senza carico burocratico, perché tutto avviene attraverso la piattaforma, tutto avviene attraverso appunto questo, questo strumento informatico. Abbiamo detto che è un'ottima occasione per quanto riguarda la formazione, perché ci sono delle attività che vengono offerte ai docenti iscritti, che sono delle attività che possono essere fatte o online oppure in presenza in gruppi di lavoro che sono organizzati sia a livello nazionale che a livello europeo, e la sede appunto che organizza queste attività è European Schoolnet a Bruxelles. I twinning offre anche quelli che vengono chiamati appunto webinar, cioè della formazione su delle aree tematiche che possono essere appunto scelte, e l'iscrizione naturalmente è gratuita, e pertanto vi sollecito diciamo a guardare il portale per vedere se ci sono delle iniziative che possono fare al caso vostro. Come abbiamo detto appunto, è stato nominato prima, i twinning fa parte di quelle che sono le attività che vengono portate avanti nell'ambito appunto prima del programma Long Life Learning e adesso con il programma Erasmus Plus. Il coordinamento a livello nazionale è gestito dall'agenzia Erasmus Plus Indire, però questo viene affiancato da altre 35 agenzie che lavorano a livello europeo, e come dicevo appunto il coordinamento è fatto da European Schoolnet. Ho preso un pochino la schermata appunto delle persone che lavorano su i twinning, in particolare ho diciamo evidenziato Alessandra Tosi, che assieme a Alessandra Ceccherelli sono i referenti, cioè in particolare Alessandra Tosi è referente per quanto riguarda il Trentino.
Anche il Dipartimento appunto per la conoscenza ha cercato di appunto lavorare per quanto riguarda i twinning. Da poco è stato individuato appunto nella sottoscritta il referente istituzionale appunto presso il Dipartimento della Conoscenza. Noi lavoriamo in collaborazione sempre con i Prase e Elisabetta Nanni è stata da poco individuata come referente e pedagogico. Un'altra figura molto importante per quanto riguarda l'attività che di twinning viene svolta sul territorio è quello del ruolo degli ambasciatori. Da qualche giorno è stato individuato appunto come ambasciatore Gianluigi Filosi, che abbiamo qui. Esatto, appunto, che è un insegnante di materie scientifiche che lavorerà poi dopo sul territorio su quella che è un'azione di informativa in collaborazione con il Servizio Europa, anche proprio per promuovere quelle che sono le attività. E quando sono arrivata al Dipartimento ho visto appunto che i twinning era sicuramente, almeno conoscevo già i twinning prima perché è un punto di riferimento a livello europeo e anche a livello nazionale, però abbiamo guardato quelle che sono state le attività o diciamo quella che è stata la partecipazione dei docenti trentini appunto a queste attività, per cui abbiamo fatto un'analisi, una mappatura di quelle che sono state i docenti che hanno partecipato e delle azioni che sono state portate avanti. Abbiamo inviato un questionario e abbiamo visto che c'è stato veramente un riscontro molto positivo. I docenti che hanno partecipato delle attività sono rimasti molto contenti e sono contenti anche di poterlo utilizzare più avanti. Che cosa abbiamo fatto inoltre? Abbiamo cercato di dare un'informazione attraverso il portale di Vivo Scuola su quelle che sono appunto le iniziative che vengono portate avanti dai twinning, per cui quelle che sono le azioni di formazione che vengono fornite sia online che appunto in presenza. E recentemente 5 docenti appunto delle scuole trentine hanno partecipato a una formazione che si è svolta in Germania, appunto in Austria, in cui c'è stato un momento di formazione ma anche di networking con altri docenti. Abbiamo parlato prima del fatto appunto che a livello territoriale ci sono gli ambassador. Gli ambassador ricoprono un ruolo molto importante, pertanto questo lucido per dire se abbiamo qui in platea oppure se sapete che c'è qualcuno che possa essere interessato a collaborare con il Dipartimento, con il Servizio Europa, appunto con Indire, per lavorare sul territorio, fare azioni di informazione, di in qualche misura anche accompagnamento rispetto a quelle che sono le iniziative proposte presso i colleghi, siete diciamo così sollecitati ad inviare la vostra dichiarazione di interesse. Il ruolo dell'ambassador è un ruolo molto importante che viene veramente riconosciuto dai twinning e pertanto gli ambassador vengono fornite delle modalità e delle possibilità di formazione particolare che possono essere sia a livello nazionale che appunto confrontandosi con pari a livello europeo. Abbiamo parlato appunto prima che c'è già, diciamo, i twinning è già conosciuto sul territorio, abbiamo cercato di dare un'immagine di quello che è la presenza dei docenti trentini che sono registrati sul portale e qui vedete quella che è la distribuzione geografica. Per quanto conosciuto, sicuramente i twinning ha delle grandi potenzialità che a mio avviso non vengono sfruttate in maniera come potrebbe essere. Pertanto vi
segnalo queste opportunità, questo portale, perché è importante che voi possiate iscriversi. In che misura anche è importante, e soprattutto perché il twinning è riportato qui. Nel momento in cui si iscrive il docente, c'è la disponibilità, deve dare la disponibilità per quello che può essere appunto un progetto e-twinning oppure la disponibilità per un partenariato con Melios. Questo diventa particolarmente importante proprio in questo momento in cui dipende anche dalle scuole, dipende anche dal singolo docente, l'attivare delle collaborazioni che poi dopo possono portare a dei progetti europei. Noi abbiamo visto che a valle delle presentazioni che abbiamo fatto di twinning c'è stato sempre un picco di iscrizioni. Volevo ricordare di stare attenti nel momento in cui fate l'iscrizione, perché se non è indicato in maniera esplicita la disponibilità, o cliccando proprio sulla casella disponibilità per progetto e-twinning o disponibilità per partenariato con Menius, il programma in automatico dice disponibilità no. Per cui io ho notato che anche negli iscritti che ci sono stati recentemente, per quanto nella descrizione di quelle che sono le attività in cui si dice sì, io voglio attivare una collaborazione con scuole tedesche, sono interessata a scambi, sono interessata a confronto e scambio di buone pratiche, poi quando si apre la schermata effettivamente appunto compilata dal docente, compare disponibile per il progetto e-twinning, no, disponibile per partenariato con Menius, no. Può essere intenzionale, però spesso le cose stirano, per cui se eventualmente, esattamente, assolutamente si può modificare. Io appunto con qualche docente a cui avevo notato il fatto che mentre c'era una descrizione entusiasta di attivare qualche collaborazione, poi l'ho segnalato e la cosa si può assolutamente modificare. Perché European Schoolnet? Io mi sono permessa di fare questo lucido perché innanzitutto European Schoolnet è l'unità o il gruppo che si occupa della gestione di e-twinning, ma non soltanto. European Schoolnet è la rete di 20 ministeri europei della pubblica istruzione con cui adesso la provincia sta attivando una collaborazione che vorrebbe essere più strutturata. È soltanto un breve accenno. European Schoolnet e il suo portale è sicuramente un punto importante per avere informazioni su quelli che sono dei partenariati anche esistenti, perché sono dei gruppi di lavoro che vengono presentati. Ci sono delle formazioni molto interessanti che possono essere legate o a determinate attività oppure anche generali. I tre pillar su cui lavora European Schoolnet sono l'innovazione nella scuola, sono l'insegnamento delle materie scientifiche e quello che è l'aspetto appunto dell'e-safety, cioè l'utilizzo cosciente di quelle che sono le modalità di internet. Mi sono permessa appunto di fare questo lucido perché soprattutto in un momento in cui è molto importante confrontarsi con i pari europei e cercare dei potenziali partner, sicuramente il portale di European Schoolnet è una fonte per vedere le scuole che sono già attive, scuole che stanno veramente lavorando in maniera, stanno lavorando bene e pertanto eventualmente partecipare anche alle loro formazioni in modo da poter conoscere dei docenti con cui eventualmente organizzare o degli scambi o delle collaborazioni. Rapida, penso, molto, spero di non essere stata troppo concitata nell'esposizione pur di... Ecco, per qualsiasi informazione ho riportato il mio email. Se qualcuno ha delle domande... Forse io sono arrivata tardi, come sono finanziabili con Erasmus Plus i progetti, i twinning? I progetti twinning, allora... Nel senso che li abbiamo visti nel portale Erasmus Plus, e io forse sono arrivata tardi, mi scuso, ma l'avete anche forse già detto. Sono finanziati.
Però nel futuro con Erasmus Plus si troveranno all'interno della Key Action 2, l'azione chiave 2, e, nelle piattaforme, e sono gestiti da Indire. Pietro Michelacci, per capirsi. E nella domanda immagino che bisogna indicare per esempio già i nomi delle scuole dove eventualmente si va per lo scambio, per l'incontro tra docenti? Bisogna, cioè, si entra già nel dettaglio? Guardi, non lo so, io solo, personalmente, però appena torna il collega, okay, glielo saprà dire. Grazie. Forse è sfuggito a me, ma a quanto io ho capito, i twinning serve più che altro per trovare contatti con docenti, tra docenti. Mi chiedo, è possibile creare dei contatti tra gruppi di studenti e lavorare in classe, a scuola, appunto lei parlava della LIM, attraverso i twinning assieme a studenti di altre scuole europee? Assolutamente sì. Cioè, il progetto viene gestito dal docente in classe, ma è un progetto che coinvolge la classe, assolutamente. Diciamo, c'è la parte di formazione per i docenti, c'è la parte in cui appunto il docente può formarsi, confrontarsi coi pari, ma il senso di e-twinning è creare dei progetti di didattica che vengono realizzati in classe e pertanto c'è questo, diciamo, scambio tramite le tecnologie, tramite l'utilizzo della LIM, dell'ICT. Ad esempio appunto noi parliamo di LIM, però ci sono dei bellissimi esempi fatti attraverso il computer nell'aula media, insomma, non c'è, diciamo, è più comodo poterlo fare, però l'importante è che ci sia la motivazione da parte del docente di, diciamo, collaborare con un altro docente in un'altra nazione, perché deve essere tra due nazioni, ci sia la volontà appunto di mettere in esercizio le competenze linguistiche, perché bisogna trovare una lingua veicolare, che dicevo appunto per un'altissima percentuale è l'inglese, ma non sempre, e poi naturalmente c'è un progetto di didattica che viene portato avanti. Noi abbiamo verificato anche il fatto appunto quanto questi progetti possano essere inseriti nell'attività curricolare, perché l'importante dei progetti europei è che sia la possibilità di organizzare, di fare qualcosa che però rientri in quelle che sono le attività che vengono portate avanti in classe, per cui se c'è un docente, magari anche in collaborazione con un altro docente, assieme come, diciamo, gruppo di lavoro, questo è l'ideale. Però non deve essere un surplus che va a caricare, no, certo, ulteriormente. Però a questo progetto con gli studenti si arriva attraverso un contatto con un docente e sì, poi ci si accorda su. Sì, esatto, okay, perché grazie. Su... se lei, adesso non lo so se lei è già iscritta, ma se non lo è ancora le consiglio di iscriversi, e se lei vede appunto c'è la possibilità, ci sono già dei kit per quanto riguarda delle idee progettuali che possono essere condivise, ci sono degli esempi di altri progetti che vengono, c'è un forum appunto, prima Pietro diceva che è una specie di Facebook per docente, c'è un forum in cui poter eventualmente sviluppare delle idee, per cui da lì si parte e poi dopo c'è il coinvolgimento appunto della classe, della scuola. Se voleva fare la domanda sul finanziamento. No, chiedevo al dottor Michelacci se la Key2 finanzia progetti e-twinning per quanto riguarda la fase successiva, che potrebbe essere anche scambio di docenti che sono appunto collegati tramite e-twinning, che si recano nella tal scuola per conoscersi e per scambiare programmi e materiale didattico, oltre che online anche proprio fisicamente visite di gruppi ristretti di docenti tramite e-twinning, e come vengono finanziati dalla Key2. Cioè non è... Cioè... Tramite i twinning ci può essere appunto una conoscenza, una progettazione comune. Una volta che magari si pensa che la mobilità blended non sia sufficiente, magari ci si organizza e si scrive un partenariato. Ah, quindi sì. Lo scambio è step proprio successivo, è scrivere un partenariato. Ah, ho capito.
sì, sì. Diciamo, il twinning è la possibilità di conoscere e di confrontarsi. Sì, e allora il finanziamento di Erasmus Plus per quel che riguarda i twinning in cosa consiste? Praticamente cioè, nel senso, non c'è, perché l'abbiamo letto sul portale. Ci sono tantissime possibilità, cioè il finanziamento prevede per esempio tantissimi incontri di progetto, la partecipazione a tantissimi seminari, però non prevede finanziare la mobilità delle persone che sono iscritte alla piattaforma. Ci sono tantissimi eventi, eventi di formazione, nella quale per esempio ce n'era uno a Catania, sì, a ottobre, mi sa che ce ne sarà un evento nazionale a Roma prossimamente. Diciamo, il finanziamento è per la gestione del portale eTwinning per la parte italiana, però eTwinning è molto interessante appunto perché permette di entrare in contatto con gli altri docenti e pertanto, cioè, un progetto europeo, io dico sempre, è una specie di matrimonio combinato, per cui ti ritrovi dall'altra parte col partner. In questo momento con eTwinning c'è la possibilità di entrare in contatto prima, vedere se effettivamente la cosa funziona, se ci sono, e poi dopo, in un passo successivo, riuscire a formalizzare quello che è una proposta progettuale. Però le cose possono essere sia in parallelo che in sequenza, insomma, e una non esclude un'altra, perché il fatto di poter collaborare in qualche misura in classe con un'altra classe o con un altro docente oltralpe è sicuramente qualcosa di molto interessante, soprattutto perché vi stavo dicendo che sono a costo zero, nel senso non c'è un carico oltre al lavoro che appunto l'insegnante fa in classe, ma un carico finanziario fisico, e soprattutto non ci sono non c'è carico burocratico per quanto riguarda appunto la compilare i moduli, così, per cui è sicuramente un bel rodaggio, diciamo, anche per confrontarsi con docenti o con altri esperienze. Ho scritto ora a Lorenzo Mentuccio, che è responsabile della Twinning Social Media parte, insomma Facebook, e mi ha scritto, appunto essendo social, mi ha risposto subito che è come prima, cioè non vengono finanziate le mobilità. Comunque ci sono tantissimi progetti twinning che restano i twinning, cioè che vogliono avere la libertà di continuare questa progettazione solamente online. Poi qualcuno diventa anche un partenariato e generalmente non viene data nessuna premialità per essere stato progetto di twinning e che poi diventa un partenariato, però di base, dato che c'è un lavoro alle spalle, si vede e insomma vengono finanziati con maggior probabilità. Mi scusi se vi interrompo, se non ci sono domande per me io ho un treno fra 20 minuti, quindi vi ringrazierei, vi saluterei e andrei. Buon lavoro. Posso chiedere, c'è un database per i seminari? Perché avete detto che non c'è per la mobilità, per i corsi di formazione linguistica. C'è invece riguardo a seminari di studio, incontri? Allora, per esempio, sul sito Erasmus Plus ci sarà una sezione che sarà relativa solamente agli eventi. Quindi ci saranno tutti gli info day aggiornati e anche sulla pagina Facebook che si chiama LLP Italia. Scusa l'invadenza, mi è venuto in mente velocissima a lui. Io. Io l'anno scorso ho partecipato a un corso di formazione in servizio con Menius e mi era stato detto che per 3 anni, se non sbaglio, non posso presentare un'altra domanda. Precedentemente era 2 anni, mi sembra. Esatto, essendo cambiato il credo che lei possa rifare domanda. Posso comunque? Sì. Sì. Anche se si è appena fatta? Sì, perché cambia proprio le regole del gioco. Grazie. Comunque i partenariati vengono, per esempio la percentuale di finanziamento è un 50%, cioè su 100 partenariati che presentano domanda, 50 vengono finanziati. Formazione in servizio è all'incirca un 30-40%, quindi sono insomma probabilità di finanziamento abbastanza alte se si pensa ad altre tipologie di finanziamento. E i partenariati vengono finanziati se passano, se vengono approvati al 100%? Sì, sono finanziamenti nei quali vengono, non abbiamo visto la parte del focus sui finanziamenti, sono tutti costi unitari, cioè vale a dire in base a dove svolgerete la mobilità c'è una tabella attraverso la quale verrete rimborsati, costi di viaggio e costi di altri tipi. Scusate,
L'ultimo mio progetto di partenariato con Menius, chiesto all'ultima scadenza l'anno scorso, era stato approvato e finanziato a un partner che era il proponente e non a noi. Sì, purtroppo l'abbiamo perso. Ma con le nuove modalità l'approvazione avviene solo per il proponente, ho capito? Per il leader? Sì, no, cioè praticamente la valutazione, non so, ma la valutazione qualitativa è sempre stata effettuata solamente dall'agenzia di partecipazione, dove insomma c'è l'istituto coordinatore, anche precedentemente. Magari l'agenzia nazionale svolgeva la valutazione formale, cioè magari non avevate ottenuto i requisiti formali. Noi abbiamo ricevuto due tabelle con gli stessi requisiti, la loro British Council era positiva, la nostra, voi, era negativa. Ma lo stesso progetto. Ma cioè voi avete ricevuto un punteggio? Sì, probabilmente il punteggio per loro era sufficiente per accedere. Però se non viene, cioè viene, non è che viene autorizzato il progetto, quindi se viene autorizzato il progetto viene autorizzato anche il progetto che prevede la partecipazione della vostra scuola. Cioè non è che cioè vengono valutate, cioè 5 scuole fanno un progetto, vengono valutate tutte e 5, alla fine ne vince solo una, e cioè che cioè, insomma. Che fa, progetta da sola. Infatti è saltato, vabbè. Comunque adesso viene valutato solamente quello dell'Agenzia Nazionale, sì. Grazie. Thank you.